Buona giornata, telespettatori di Tele4, bentrovati con una nuova puntata di Sveglia a Trieste, venerdì 21 giugno, pronti per la rassegna stampa consueta della prima mezz'ora, poi a seguire i nostri ospiti dalle 7:30 alle 9:15, saremo in compagnia dell'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi, a seguire invece Michele Pepe, sindacato della CGIL. Andiamo, RSU, chiedo scusa. Andiamo a leggere adesso la prima pagina del piccolo, poi seguirà anche le condizioni meteo per oggi che vedremo dal sito dell'Osmer in primo piano, come evidente, come anche piuttosto logico pensare l'esplosione di ieri della palazzina a Gorizia. Il piccolo titola ore 3:55, boato scuote Gorizia, tre morti nel palazzo crollato, una fuga di gas. La probabile causa dell'esplosione all'alba in viale 20 settembre, deceduti una coppia e un disabile, vigili del fuoco, scenario di guerra. La procura apre un fascicolo per disastro, il sindaco proclama il lutto cittadino. La foto parla da sola, la palazzina in viale 20 settembre, non lontano dal centro di Gorizia dove è avvenuta l'esplosione. In questa foto i vigili del fuoco durante le ricerche. Sabina e Micha trovati nella loro camera, Fabrizio 10 ore dopo, trovato dopo quasi 10 ore di lavoro tra le macerie, il grido di un soccorritore apre la speranza, ma dura poco, sono le 13:30, quando i vigili del fuoco riescono finalmente a individuare il corpo di Fabrizio Facchettino, il terzo abitante della palazzina andata distrutta la scorsa notte in Viale 20 settembre a Gorizia. I testimoni, vivo per miracolo, un carabiniere ha lanciato l'allarme, è stata questione di un attimo, bastavano 10 secondi scarsi e sarei rimasto coinvolto nell'esplosione. E chissà, dietro a quel chissà c'è tutto, ovvero la consapevolezza che il bilancio della tragedia poteva essere ancora peggiore. Davide Lavena, appuntato scelto dei carabinieri, stava rientrando a casa dopo il turno notturno e quindi questione proprio di attimi e anche questa persona poteva essere tra i coinvolti di questo tragico incidente che è avvenuto a Gorizia con il crollo della palazzina e il bilancio è, come detto, di tre morti. Vediamo gli altri titoli dalla prima pagina del piccolo, poi gli approfondimenti saranno nelle pagine interne. Fedriga, non rimetto più lo striscione per Regeni sul palazzo della Regione, lo striscione giallo. Verità per Giulio Regeni non sarà più appeso sulla facciata del palazzo della Giunta di Piazza Unità e su nessun palazzo della Regione. Lo ha reso noto ieri sera il governatore Fedriga, che inizialmente in giornata aveva deciso di non commentare la scelta di sostituire il fascione di Amnesty International con i vessilli del campionato europeo Under 21. E qui c'è la foto del balcone dove prima c'era lo striscione di Giulio Regeni, adesso c'è quello dei campionati europei di calcio Under 21. Il dio mercato fra la semina e il raccolto, scrive Pier Aldo Rovatti. L'Unione Europea, Conte scrive proprio all'UE, ma non basta, procedura di infrazione vicina, Bruxelles il nodo delle nomine. Balcani, il Parlamento di Lubiana vota la soppressione di 200 orsi, contrari sinistra e destra estrema. L'economia nasce a Ronchi il super drone che sorveglia le nostre coste lungo 9 metri in volo 24 ore. Intercettazioni sulle generali nel PC privato, finanziere nei guai, il caso in tribunale, le intercettazioni telefoniche di un'indagine sulle assicurazioni generali trovate nel PC di casa di un finanziere triestino, il vice brigadiere del nucleo di polizia tributaria Francesco Santoro. Cosa ci faceva l'uomo con quei file audio? Questo è il quesito che si pongono gli inquirenti. Questa è la prima pagina del piccolo che, come abbiamo detto, dà spazio giustamente, come logico fosse, al disastro di ieri a Gorizia. Noi ci fermiamo ora per una breve pausa, ritorniamo tra poco con altri titoli e altre testate. Tornati
Torniamo in diretta con Sveglia Trieste per andare a leggere altri titoli. Adesso passiamo intanto alla pagina meteo con la situazione generale che leggiamo dal sito dell'Osmer per quanto riguarda oggi e domani. Dunque, l'anticiclone sul Mediterraneo e le depressioni presenti sull'Europa di nord-ovest determinano l'afflusso sulla nostra regione di correnti sud-occidentali calde e umide che divengono instabili col riscaldamento pomeridiano. Sabato sul nord Italia arriverà anche una piccola depressione atlantica. Per oggi, venerdì 21 giugno, al mattino ovunque cielo poco nuvoloso o velato, dal pomeriggio probabili annuvolamenti sui monti con locali rovesci o temporali, possibili isolati anche in pianura, dove l'aria sarà comunque piuttosto afosa in giornata. Sulla costa prevalenza di sole e venti di brezza con atmosfera più afosa alla sera. La temperatura minima è prevista fra i 20 e i 23 gradi, le massime 26-29 gradi centigradi. Per domani sabato 22 giugno su pianura e costa cielo variabile con piogge sparse in genere moderate e qualche temporale sui monti cielo da variabile a nuvoloso con piogge più frequenti e abbondanti e qualche temporale. Su tutte le zone sarà possibile qualche schiarita con ampia specie, anche ampia specie sulla costa. Temperature 22-24 gradi le minime, 26-28 gradi le massime. Adesso leggiamo assieme la prima pagina del Messaggero Veneto, vediamo i titoli di oggi che aprono con la politica. Fedriga, faccio togliere gli striscioni su Regeni, a Trieste la scritta di Amnesty è già sparita dalla sede della regione. Il centro-sinistra insorge, questo è il titolo di apertura, a cui poi si affianca la foto del crollo della palazzina, tre morti sotto le macerie, scrive il Messaggero Veneto nell'edizione di oggi, con la foto dei vigili del fuoco in soccorso, con i caschetti e le attrezzature proprio, atti a cercare di mettere in sicurezza l'area, forse erano anche i momenti questi durante i quali erano alla ricerca proprio di dispersi ancora, non noti. Andiamo a vedere poi gli altri titoli, leggiamo: lo zoo di Lignano compie 40 anni, 5 milioni di visitatori, parte dalla Mauria il viaggio di tre uomini in camper lungo i fiumi, a Udine via Poscolle pedonale fa il pieno di consensi in mille alla cena, la protesta invece a Palmanova che si ribella al trasferimento del punto nascita che la giunta ha deciso di spostare a La Tisana. Poi ancora tragedia in azienda, muore un imprenditore agricolo di Sedegliano. Ancora titoli, overdose, troppi dubbi, sarà riascoltato il fidanzato di Alice. Italia-Europa, Carlo Cottarelli, ecco i miei dubbi sulla lettera di Conte all'Unione Europea. Conquistare invece un centro che non c'è, scrive Luigi Vicinanza sul titolo destra e sinistra. Poi ancora titoli con gli europei, Italia spalle al muro, i consigli di Pinzi e un video di Zico e torna Birof per quanto riguarda il calcio regionale. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Corriere della Sera, vediamo i titoli: Salvini giù le tasse o lascio, Conte a Bruxelles con stime della Commissione fuori dalla realtà, rivedere le regole, colloquio con il leader leghista che spinge per la riforma fiscale. Servono 10 miliardi di tagli. Andiamo a leggere gli altri titoli: 5 miliardi per la pace, le misure per evitare la procedura dell'Unione Europea. Poi il neocoordinatore Toti, Forza Italia, farò la rivoluzione all'interno del Partito Azzurro. Esame di maturità, il coraggio che manca nelle scuole, scrive Ernesto Galli della Loggia. Un paese, due società, invece il titolo dell'articolo di fondo, sempre più anziani, che scrive Dario Di Vico. Bernard Arnault, Monsieur, 100 miliardi, il terzo più ricco al mondo. Poi le Olimpiadi rinnovano la sfida per la pace e la comprensione umana per quanto riguarda i giochi olimpici. Condannati i genitori, non fecero curare Eleonora. Niente chemio, la ragazza morì di cancro, la madre, rifarei tutto, successo a Padova. Abbattuto un drone, tensione, Stati Uniti, Iran, Trump, grave errore, Golfo di Oman, non escluse
Le ritorsioni, poi la strage di Viareggio, 7 anni per Moretti, processo d'appello, pena confermata. Alla strage di Viareggio, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado. Mauro Moretti, ex AD di RFI e Ferrovie dello Stato, condannato a 7 anni. Felicinità è il titolo di Massimo Gramellini nella sua rubrica Il caffè, che chiude come di consueto la pagina del Corriere della Sera. Per ripercorrere quanto accaduto ieri, ci avvaliamo delle immagini che sono andate in onda nel nostro telegiornale per quello che riguarda il crollo della palazzina a Gorizia, dove ricordiamo ci sono stati 3 morti. Siamo intervenuti sul posto con i collegamenti in diretta con Sveglia Trieste, con Gianluca Paladina a Gorizia. Le esplosioni, i pompieri intenti a scavare per ore tra le macerie per trovare i corpi, la palazzina crollata, 3 il numero delle vittime, estratte in quasi 9 ore di ricerca da parte di 8 squadre di vigili del fuoco impegnate sul posto. Bilancio pesantissimo quello che si è registrato oggi a Gorizia in Viale 20 Settembre, dopo che una palazzina è stata letteralmente spazzata via da un'esplosione, forse causata da una massiccia fuga di gas. Vittime del terrificante boato, Sabina Trapani, 43enne, veneta di San Donà di Piave, il compagno Mija Ursic, 45enne, sloveno, trovati sotto le macerie, ancora assieme nel letto. E poi c'è Fabrizio Facchettin, 50 anni, disabile. Sono circa le 13.45 e anche il terzo corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco, quello del cinquantenne disabile. Quindi dopo il crollo della palazzina, dopo tutto il lavoro di queste 8 ore effettuato dai vigili del fuoco di Gorizia, di Trieste e di Udine, si chiudono le speranze anche per Fabrizio Facchettin. Abbiamo una trentina di uomini, abbiamo 3 squadre da Gorizia, abbiamo una squadra di rinforzo da Trieste, poi abbiamo il movimento terra da Udine e abbiamo anche i cinofili. Calcolate che c'erano 3 solai, uno sopra l'altro, che sono crollati e si sono schiacciati uno sopra l'altro. Questo quanto poi raccolto proprio a Gorizia ieri nel capire di più, nelle prime ore dopo il disastro, quanto accaduto proprio sul posto. Ha parlato anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, sia ieri, nelle prime ore dopo l'aver appreso del tragico accidente, che poi ieri sera nel corso della puntata di Ring. Lo sentiamo ieri mattina, intercettato sempre da Gianluca Paladina a Gorizia. La tragedia assolutamente non annunciata, perché come sapete fatti analoghi non accadono a Gorizia da oltre 50 anni. Un'esplosione devastante che ha coinvolto anche le macchine parcheggiate in strada e gli edifici abitati di fronte all'ormai scomparsa palazzina. Vetri a terra, detriti di tutti i tipi riversati sulla strada. L'ora dell'incidente, poco prima delle 4 del mattino, ha sostanzialmente evitato che venissero coinvolte altre persone. C'è chi dice, ma ripeto, io non sono assolutamente un tecnico, che la deflagrazione era sproporzionata rispetto al metano, che invece si ritiene essere, che potrebbe anche essere determinata da un GPL, ma ripeto, io tecnico non sono. La procura naturalmente sta indagando. È una tragedia, a maggior ragione quando 3 persone perdono la vita. Di queste, 2 sono giovani, uno un cittadino sloveno, oltre che confine, che conviveva con una ragazza veneta residente nella nostra città. Il dire che si poteva prevenire è oggettivamente impossibile. Una tragedia che investe anche Trieste, perché l'ultima vittima, Fabrizio Facchettin, che abitava al piano terra dal quale pare sia partita l'esplosione, era precedentemente residente a Trieste. Fa impressione sapere che addirittura un travertino del solaio è stato scagliato nella casa di fronte. Ripeto, in luogo diverso la tragedia poteva essere ancora maggiore. Sono vicino ovviamente alle famiglie e valutiamo l'ordinanza per quanto riguarda il riconoscimento della proclamazione di lutto municipale è pronta. Attendo appunto gli inquirenti ancora un paio di ore prima di renderla pubblica.
Le prime pagine del Piccolo su questo fatto: palazzina sventrata da un'esplosione, fuga di gas fatale, tre morti sul colpo, boato nella notte in viale 20 settembre, scenario da terremoto. La procura sulle cause non escludiamo nulla. Proprio sulle cause abbiamo continuato con le interviste. Qualcosa? Sulle cause del crollo ovviamente è prematuro fare qualsiasi ipotesi. Gli unici dati obiettivi che abbiamo e che verosimilmente si è trattata di un'esplosione, sia perché qualche vicino di casa ha sentito un botto in quell'ora della notte, sia perché alcuni reperti dell'edificio sono stati trovati a una considerevole distanza dallo stesso edificio, e questo fa presupporre un'esplosione interna. Sarà un'inchiesta a chiarire le cause della tragedia costata la vita questa notte ai tre residenti della palazzina civico 72 di Viale 20 Settembre a Gorizia, per capire soprattutto se si sia trattato di un incidente o un gesto volontario. Allo stato attuale non sono state rinvenute bombole di GPL tra le macerie, elementi che potrebbero spiegare la violenza della deflagrazione. Mi dicevano anche i tecnici dei Vigili del Fuoco, in particolare il comandante regionale, che anche da come si presentano le pareti del manufatto andato distrutto, si ipotizza una certa esplosione in una certa direzione. Le cause sono tutte da verificare. Quando sono intervenute sul posto le prime pattuglie e i primi operanti, c'era un fortissimo odore di gas. Ovviamente è da verificare se l'esplosione è stata causata da una fuga di gas interna accidentale o meno, oppure se la tubatura di gas si sia rotta con fuoriuscita di gas a seguito di un'altra causale dell'esplosione. Proseguiamo con le pagine del Piccolo che si occupano della vicenda. Sabina e Miha erano a letto, speranze vane per Fabrizio, i corpi della coppia individuati già nella prima mattina grazie ai disegni dell'edificio, quasi 10 ore di lavoro per individuare l'ultima vittima, figlio dell'arbitro Facchettin. Andiamo a leggere gli altri titoli. Mi auguro che non si tratti di un gesto di disperazione, questi i commenti raccolti a margine dell'accaduto per cercare di fare luce sulle cause proprio dell'esplosione. Ancora foto e titoli, diversi mezzi sono rimasti danneggiati fra le conseguenze dell'esplosione, lo vediamo in questa foto con delle auto che hanno riportato dei danni. A lanciare l'allarme è stato un carabiniere, sono un miracolato, è passato pochi istanti dopo l'esplosione, auto avvolta da una nube di polvere, assieme a un collega per primo si è messo a scavare a mani nude nelle macerie, proprio nella speranza di trovare qualcuno in vita dopo l'esplosione. Traffico deviato, viale 20 settembre rimane chiuso, questa è una notizia di servizio per quanto riguarda la viabilità a Gorizia. Domani lutto cittadino proclamato dal sindaco, la comunità è scossa, il cordoglio che è evidenziato subito dopo aver appreso i dettagli dell'accaduto. Una grossa trave finisce nella palazzina di fronte, sfonda una finestra e distrugge una vetrina del soggiorno. La proprietaria stava dormendo, spostato anche il letto. Questa è una testimonianza e una foto di un pezzo di trave scaraventata nell'abitazione vicina. Svegliati da un boato, ma pensavamo fosse un terremoto, parlano alcuni vicini di casa, proprio vicini della palazzina in oggetto. Nel giardino il cofano di una vettura, ante di mobili, vetri ed effetti personali. C'è di tutto fondamentalmente nelle vicinanze della ormai ex palazzina. Dopo l'esplosione c'è di tutto ciò che riguardasse gli interni e anche gli esterni della palazzina stessa, ovvero le parti in muratura, ma anche il mobilio, come abbiamo visto dalle foto, che sono schizzati fuori, schizzati in altre direzioni, per dopo finire anche all'interno di altri appartamenti. Cambiamo argomento, giusto per affrontare i temi di oggi del quotidiano. Regeni, Fedriga elimina lo striscione, viene strumentalizzato, ora basta, la facciata del palazzo della giunta in piazza Unità a Trieste, che ha visto la sostituzione dello striscione. Quello temporaneo adesso riguarda gli europei di calcio Under 21.
che vede anche in Trieste una delle sedi delle partite, nello stadio Rocco, e quindi la rimozione dello striscione di Giulio Regeni, che secondo il governatore non sarà più necessario rimettere anche al termine della manifestazione calcistica. FGC e UEFA si smarcano, estranei alla vicenda. Il centro-sinistra intanto attacca un inutile schiaffo. Punti nascita, la riabilitazione, la legge Omnibus rivede la sanità, due emendamenti blitz avviano la fase 2 della riforma, chiude il centro di Palmanova e riapre quello di Latisana, spunta il giallo delle due lettere e ieri, fuori dalla sede del Consiglio regionale in piazza Oberdan, c'erano i sindaci dei comuni interessati da questo cambio che riguarda la sanità, in protesta con proprio la scelta dello spostamento dei punti nascita. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per gli aggiornamenti riguardo la viabilità di oggi. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, telespettatori. Ci dica pure. Per quanto riguarda la mattinata di oggi, ricordo le solite chiusure in atto, in particolare è chiusa la via San Michele tra Largo Scanio Canale e via Testi e la via Ginnastica tra la via Brunner e la via Padovina, entrambe per lavori. Possibili poi rallentamenti sempre in piazza Libertà in relazione al cantiere di Nesso, quindi la stringimento di carreggiata, lì saremo anche presenti nelle ore di punta per l'eventuale necessaria viabilità. Questo è quanto al momento. Bene, grazie allora, una buona giornata e un buon lavoro. A lei, buongiorno a tutti gli spettatori. Proseguiamo con le pagine del Piccolo che andiamo a leggere nella sezione locale, quella che si occupa della cronaca di Trieste. Mondo dell'accoglienza rivolta contro lo stop alla casa degli ultimi, la condanna di Don Malnati. Quell'esperienza va difesa, per realizzare una cosa non serve eliminarne un'altra. Parisini, chi vive in strada non ha patentini, questi i commenti che seguono alla decisione di sostituire al centro di assistenza e accoglienza di Urna di Via Udine per le persone richiedenti asilo senza tetto anche in condizioni di povertà, italiano stranieri che siano, con un centro per giovani. Intanto sentiamo il servizio. Il centro diurno di via Udine 19 dopo 10 anni potrebbe chiudere i battenti per dare spazio a un punto giovani. Così il comune sta valutando la chiusura del centro attualmente gestito dalla comunità di San Martino al Campo, che offre ogni giorno pasti caldi e in inverno anche un tetto dove dormire. I dati che oggi ci abbiamo a nostra disposizione ci dicono che soltanto una trentina di clochard, diciamo, locali o comunque di persone che possono avere i requisiti per avere i servizi da parte del comune sono i numeri, e quindi su questo io credo che forse si può fare davvero una valutazione diversa e affrontare il tema in maniera più compiuta attraverso una presa in carico, certamente non con un centro di uno che ha cambiato la sua funzione e poi vediamo che tra l'altro oltretutto avete dato anche voi un servizio ieri che evidentemente ci sono comunque dei problemi di ordine pubblico, ma questi vanno affrontati in maniera diversa. Grilli continua come solo il 10-15% dei senza tetto usufruiscono della struttura, un numero esiguo diminuito drasticamente nel corso degli anni. Per queste ragioni il centro ha bisogno di essere rimodulato, dando così risposte ad altre emergenze come quella del disagio giovanile. L'amministrazione difatti sta studiando una collaborazione con la Caritas per trovare una miglior soluzione, garantendo anche un maggior supporto alle persone senza fissa dimora. Cambiamo argomento, andiamo sempre a leggere le notizie del Piccolo, intercettazioni di un'indagine su generali trovate dentro il PC in casa di un finanziere, vice brigadiere a processo col fratello, dipendente di un'azienda di assistenza tecnica, i file anche sul computer della ditta. Questa è la notizia, l'accusa della procura è di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, peraltro il fascicolo aperto sul Leone era stato archiviato, nessun illecito per la compagnia. Cani in auto sotto il sole affidati a una cooperativa, all'intervento della polizia, e poi in via Sant'Anastasio sgomberati spazzature e bivacchi dalla strada. La pagina successiva si occupa di questo. RSL D'Annunzio, secondo atto, nasce il comitato per l'inventore dopo l'appello firmato anche dal rettore e con la cordata con Trieste Bella capofila, la città della scienza onori il genio dell'elica
con una statua e il Museo del Mare. E c'è quindi anche la petizione per un riconoscimento fisico all'inventore dell'elica. Andiamo a leggere ancora: Codarina al posto di Panteca e la terza commissione rimane alla lista di piazza. L'avvicendamento per la presidenza, in questo caso però della commissione, che vede il Massimo Codarin in foto, il nuovo presidente proprio della terza commissione consigliare. Superato lo speciale, ricordiamo gli europei under 21 che sono di scena anche a Trieste in quanto città ospitante, con la partita di domenica Danimarca-Serbia allo Stadio Rocco. Invece in questa pagina si continua col filone dei maturandi, una seconda prova tra fiatone e fretta per i maturandi del 2019. 6 ore, viene detto che sono addirittura poche. All'uscita degli istituti, archiviato l'ultimo scritto, giudizi netti dei ragazzi, tempo troppo ridotto, ora si pensa agli orari. C'è chiaramente una motivazione tangibile alle spalle della dichiarazione dei ragazzi, che ritengono il tempo insufficiente. Come le note aiutano le cure, al Burlo la festa della musica dalle 9 alle 11 in via dell'Istria, obiettivo dell'iniziativa nella giornata che ogni anno si celebra in tutta l'Unione Europea, è quello di raccontare il rapporto fra ritmo e salute. Nella pagina successiva, turni XL, paghe mini, stato d'agitazione bis all'istituto Rittmeyer, la struttura per ciechi di Viale Miramare, mobilitazione indetta dopo il flop dell'ultimo confronto, la direttrice, sono stati i sindacati a far saltare il tavolo. E con questa notizia ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco in compagnia dell'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi, ci rivediamo dopo la pubblicità. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, io continuo a chiedere scusa per la mia voce, un poco fra il noir e il sexy, anche se sexy per qualcuno non credo. Siamo in compagnia dell'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. Parlerà più lei di me, così io non intrattengo con questa voce da circo i nostri gentili telespettatori. Quindi parto con una mail che è arrivata ancora prima del suo ingresso in studio. Roiano, caserma, lavori fermi oltre un anno. Allora, punto di domanda, scrivono da casa. Domanda secca, domanda proprio secca, per cominciare subito. Con una bella polemica. No, allora, assieme al sindaco presenteremo, spero adesso entro metà luglio, ai residenti di Roiano, ma insomma alla città, perché è un progetto che poi riguarderà tutta la città, il progetto che si sta definendo. Non l'abbiamo ancora sulle nostre scrivanie, ma a breve ci verrà consegnato. Abbiamo aspettato un po', i cittadini hanno avuto avere un po' di pazienza in più per questa attesa, perché sono state fatte delle modifiche, delle integrazioni per quanto riguardava sostanzialmente i posti macchina. La richiesta dell'amministrazione comunale è stata quella di aumentare la capienza, perché abbiamo ereditato un progetto con 70 posti macchina e sinceramente pochi per una zona come Roiano. Roiano non saranno mai tanti parcheggi, perché sappiamo che è una zona particolare. Quindi abbiamo chiesto questo aumento di parcheggi. Siamo arrivati intorno ai 140, ma la cifra esatta ve la daremo insieme al sindaco quando presenteremo ovviamente il progetto, che nella sua struttura ovviamente non verrà assolutamente stravolto. Quindi rimarrà la parte verde, rimarrà anche l'asilo, che è una necessità poi della zona. Quindi insomma faremo un incontro sicuramente pubblico prima delle vacanze estive, in modo tale da presentare questo progetto che finalmente andrà in gara e finalmente vedremo concretamente i lavori, il cantiere aperto. Okay. Ancora una precisione, sì. Noi siamo partiti con le demolizioni più di un anno fa ormai, perché ci siamo ritrovati con un contributo in scadenza, e questo contributo era un contributo vecchio e che doveva essere realizzato pena la perdita del contributo stesso, e quindi abbiamo dato via la prima operazione di demolizioni proprio per salvare il contributo nell'ottica di fare quest'area. Quindi insomma è stata un'operazione complessa far partire questo cantiere. Ok, questo per quanto riguarda Roiano. Ci sono tanti cantieri, lo abbiamo visto anche dal piccolo, poi polemiche anche politiche, ma su cui non voglio entrare. Troppi cantieri, troppi disagi, eccetera, eccetera.
Io volevo chiedere su Via Giulia se ci sono novità. Sì, ma io le do solo una frase politica. Perché sono politico. Vabbè, ma abbiamo troppi cantieri che secondo me ovviamente non sono, sì, sono tanti, ma per il traffico vedo che non abbiamo grosse difficoltà a muoverci in città, io mi muovo in auto, quindi la vivo la città. Abbiamo tanti cantieri che probabilmente 5 anni fa, prima del nostro arrivo, 3 anni fa, scusatemi, in lavori pubblici non si era voluto investire, al di là di patti di stabilità, eccetera, che è sempre la solita questione che ci viene portata sul tavolo ogni volta che si parla di lavori pubblici. Quindi questa amministrazione a 3 anni sta investendo in lavori pubblici e i cantieri si devono aprire e ovviamente bisogna un po' soffrire per poi vedere la città riqualificata. Premesso questo, abbiamo piazza Volontari Giuliani, esatto, un cantiere che è aperto. Abbiamo cantierato a fine aprile intorno alle festività pasquali, adesso stanno andando i lavori, lì ci sarà la nuova rotatoria, andrà quindi messa in sicurezza sicuramente quel incrocio, quella rotatoria quindi provvisoria andrà a sparire, l'impresa sta lavorando, abbiamo poi degli attraversamenti protetti che faremo sulla via, quindi andremo a dare una sicurezza e una sistemazione anche ai marciapiedi di tutto quel tratto di Via Giulia che insomma aveva una necessità di intervento. Quindi insomma un cantiere importante, come rotatorio non abbiamo solo Piazza Volontari Giuliani, abbiamo già aggiudicato la rotatoria di Marchesetti Forlanini, okay, che è quella famosa che all'epoca, che già da un anno circa abbiamo invertito l'inversione di marcia, ma anche quella lì avrà una nuova rotatoria e poi stiamo lavorando anche per la rotatoria di Brigata Casale Campanelle, sì, lì con un intervento parte di un privato che sta facendo opere di edificazione lì e quindi insomma continuiamo ovviamente a intervenire sulla sicurezza stradale. Le chiedo solo di Via Flavia e poi lasciamo la telefonata, anche lì c'è quella rotatoria che dove c'è proprio l'ingresso verso destra per andare verso lo stadio oppure si prosegue superata la grande viabilità? Sì, bisognerà prendere in mano anche quella, non c'è attualmente, non ce l'abbiamo nei lavori di quest'estate, ma bisognerà sicuramente in un'ottica di collaborazione, di programmazione delle opere pubbliche sicuramente mettere mano anche a quella rotatoria, ovviamente con una previsione di spesa, progettazione, ma insomma andremo a sistemare un po' tutto. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Due domande molto tecniche. Prego. Buongiorno. Volevo sapere a che punto è la nomina della società di gestione che deve controllare il Porto Vecchio, se nella società di gestione sono previsti anche ingressi del terzo settore, come previsto per legge, ma non sappiamo niente di tutto questo movimento che si sta, penso e auguro, realizzando. E poi sapere anche quando verranno terminati i bandi per la vendita dei magazzini del Porto Vecchio, se sono di prossima emanazione, se ci sono delle procedure burocratiche da dover seguire ancora, che tempi si prevedono, perché da molto tempo non si sa più, non si sanno più molte cose sull'andamento del Porto Vecchio. Okay. Grazie. Grazie a lei, buongiorno. Allora, sì, premetto che il Porto Vecchio, la domanda è molto tecnica da parte della signora. Porto Vecchio, sì, c'è in piedi una costituzione di questa società che poi è stata anche discussa in Consiglio Comunale, sta seguendo direttamente il sindaco perché ha la delega al Porto Vecchio, so che stanno lavorando insieme agli uffici la costituzione di questa società e ovviamente ha dei passaggi burocratici la costituzione di questa società e anche l'interessamento di altri enti pubblici o altri enti, ad esempio la regione o l'autorità portuale, quindi ci sono dei tavoli e degli studi per la creazione di questa società. Per quanto riguarda le eventuali vendite dei magazzini, anche questo non c'è nessun bando pubblicato al momento, si sta anche lì lavorando poi per la decisione su come gestire i magazzini. Ovviamente sappiamo che esiste una delibera di Consiglio Comunale che suddivide il Porto Vecchio in tre zone,
zona turistica, ludico, zona museale o zona comunque relativa a quindi servizi, quindi un impulso c'è stato dato da questa amministrazione comunale, recepito poi dal Consiglio Comunale e lì si sta lavorando. Ovviamente non è un lavoro semplicissimo perché sappiamo che la dimensione del Porto Vecchio e la parte burocratica relativa al Porto Vecchio è grande perché Porto certo. Vecchio rappresenta una nuova città. Per quanto riguarda invece la parte di prettamente di pertinenza del Comune di Trieste, noi stiamo andando avanti, nel senso che come potete vedere si sta realizzando il nuovo ingresso, quindi la rotatoria, sono stati demoliti dei magazzini che non erano vincolati, si stanno portando i sottoservizi all'interno del Porto Vecchio, illuminazione, abbiamo tutto il progetto del Museo del Mare con la progettazione esecutiva, la commissione e la gara in piedi, abbiamo poi l'altra parte del museo del magazzino 26 dove invece con risorse del comune andremo a rifinire la riqualificazione del magazzino 26 che quindi riguarda la parte sovrastante al futuro immaginario scientifico, una parte che era già ristrutturata. Abbiamo poi il centro congressi che sta andando avanti come da cronoprogramma e quindi in vista di ESOF. Abbiamo l'Urban Center che è un po' all'inizio del Porto Vecchio, no? Più verso la città, sì. Incubatorio di imprese. Quindi diciamo che il Porto Vecchio stiamo seguendo anche la questione del Porto Vecchio e stiamo cercando ovviamente di realizzarlo, di trasformarlo, no? Di restituirlo alla città. Poi c'è sempre la corsa, dico io, per realizzare una vetrina la migliore possibile in vista di ESOF, però il fatto che si sta andando spediti è di buon auspicio. Assolutamente sì, perché ESOF sarà una vetrina importante per Trieste, poi Trieste sappiamo tutti che ha una realtà scientifica importante e sappiamo anche che questa realtà secondo me deve essere portata al contatto con la cittadinanza, no? Tante volte neppure noi triestini sappiamo di quanto importante è la scienza, no? Per questa città e di quante persone studiosi o persone che comunque seguono questa materia e frequentano la città di Trieste anche da altre parti d'Italia, ma non solo, anche da altre nazioni. Sicuramente ESOF sarà una vetrina importante e stiamo facendo di tutto perché il centro congressi, che è destinato in prima battuta a ESOF, sia realizzato, ma che poi in questo periodo si proceda anche col magazzino 26, lato ovviamente quello dove verrà poi istituito anche immaginario scientifico, dove avremo una ristrutturazione più veloce, perché sarà il lato dove il Comune investe 1 milione, di avere già una nuova struttura. Sul magazzino 26, lato Museo del Mare, ovviamente le tempistiche sono più lunghe. Quella è un'opera pubblica da 33 milioni di euro, l'opera più grossa che abbiamo nel Comune di Trieste, quindi con procedure ovviamente che immaginate complesse per l'aggiudicazione. Che diciamo la seconda metà del magazzino, esatto, magazzino, la parte, no? Destra, esatto. E lì, anche lì avremo un Museo del Mare che secondo le nostre, insomma, secondo la nostra volontà, ma certamente secondo la volontà di tutti i tecnici professionisti che abbiamo coinvolto, perché ovviamente è un'opera che deve guardare anche a un aspetto internazionale, europeo, dei musei, accoglierà sicuramente un pubblico importante, non solo italiano. Quindi però è un progetto più a lungo termine rispetto a ESOF, che ce l'abbiamo a giugno 2020. Allora, leggo una mail, chiedo gentilmente se gli abitanti di Santa Croce possono ancora sperare nel completamento dei lavori della fognatura, scrive Luisa. Allora, io ho un incontro con Acegas, i tecnici dell'ufficio, proprio questa mattina alle 9:30 uscendo da qua, dove si farà il punto su tutte le richieste relative ai sottoservizi, che poi non sono richiesti dagli abitanti di Santa Croce, ma sono richiesti anche in altre situazioni, no? In altre zone della città similari. E lì ovviamente la decisione viene scelta in un ambito esterno, il Comune di Trieste, che è l'ex Cato per intenderci, dove vengono fatte delle scelte sugli interventi ai sottoservizi. Oggi raccoglieremo un attimo le idee per capire dove, come, quando si potrà intervenire ulteriormente su sottoservizi nelle zone, insomma, dove c'è ancora necessità. Sentiamo adesso una telefonata, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Cinzia. Prego. Allora, io volevo solo dare questo tipo di informazione di una cosa che mi è successa ieri. Premetto che io sono una triestina che da un paio d'anni, per varie vicissitudini, non abita più a Trieste ma nella provincia di Udine. Ieri pomeriggio mi arriva una telefonata dicendomi che una persona della TIM. Io ho il telefono fisso sotto TIM, quindi era una cosa abbastanza normale, mi sembrava, la quale mi comunica
che ho tempo una settimana per cambiare gestore qualora io lo voglia senza nessuna penale, in quanto faranno nella mia zona di residenza dei lavori e per tale motivo saranno costretti dal prossimo mese ad aumentare la bolletta di 7 euro. Ah. E mi dice, dico, ma com'è, scusi, per dei lavori voi aumentate così le bollette? Risposta, e in effetti stiamo perdendo parecchi utenti e per questo motivo cerchiamo di dare un saluto soft e se possiamo aiutare noi vi collegheremo direttamente da Team a Fastweb. Io dico, guardi signorina, no, sceglierò io quale gestore andare ovviamente. Allora dico, però scusi, mi può lasciare per cortesia il suo nome e cognome per sapere con chi ho parlato? Questa mi ha detto di chiamarsi Sara De Bortoli dell'ufficio commerciale Team. Al che, una volta chiuso, io ho chiamato il 187 della Team e scopro che tutta questa è una cosa che sta succedendo a vari utenti, i quali dicono che queste cose, ma in realtà non sono persone Team, non c'è nessun lavoro né nessuna maggiorazione in corso, quindi è un qualcosa per portare via utenti alla Team. Siccome questa mi sembra una cosa non molto corretta, avevo piacere che anche gli altri cittadini della regione ne fossero al corrente. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie, grazie, è interessante lo spunto, anche perché trattasi di concorrenza sleale, che sia un'azienda o l'altra, o trattasi di struffa, è bene che l'utenza, tutti noi, ne siamo al corrente, anche perché, come ha fatto giustamente la signora, un confronto poi con l'azienda di riferimento, in questo caso ha citato la Team, che possa chiarire questi aspetti, secondo me è un qualcosa di caldamente consigliabile. Cioè, ricevete la chiamata di una ditta che vi dice domani faremo una cosa sotto casa vostra, ho bisogno che lei mi dia, mi rilasci una firma, chiamate l'azienda e verificate che sia vero. E così abbiamo modo di scoprire se si tratta di, o meno di una truffa. Quindi ha fatto bene la signora anche a metterci al corrente. Ritorno sulle segnalazioni e leggo, chiedo all'assessore Lodi quando inizierà la costruzione dei servizi igienici nell'ex cimitero militare. Allora sì, penso che presenteremo l'opera prossimamente con una conferenza stampa nell'ambito di interventi all'interno dei cimiteri con Acegas, e quindi io confido che tra quest'estate, insomma, che prossimamente, dato che i soldi ci sono, l'appalto è stato aggiudicato da Acegas, potremo dar seguito finalmente all'opera. La presenteremo ufficialmente con i termini di avvio tra qualche settimana, in accordo con Acegas che è il gestore, e quindi ufficialmente daremo la data di avvio, ma insomma sarà breve, non saranno più ormai tempi lunghi, quindi l'ex cimitero militare avrà finalmente i servizi igienici. È una cosa che penso che sono 3 anni che la seguiamo, era una segnalazione che era arrivata dalla stessa circoscrizione, dal consigliere Tremul, poi anche dalla cittadinanza che si era fatta parte attiva, quindi insomma sono contenta di far partire questo cantiere. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. No, buongiorno a tutti e due. Prego. Buongiorno assessore Lodi, io chiamo da Longera, noi due abbiamo già parlato a Tele4, sarà passato un anno penso, a causa di quei 30 km all'ora. E a me dispiace tanto per non essere stata presente quando avete inaugurato i posteggi, ma purtroppo lavoravo, perché purtroppo bisogna anche mangiare. Volevo semplicemente chiederle di nuovo se si possono spostare, visto che tutti corrono come pazzi. Adesso sarà ancora peggio, perché comunque lei sa perfettamente che vicino alla cappelletta c'è l'asilo e la strada si restringe, e il 30 km all'ora praticamente è prima dell'asilo e uno non può frenare, se casomai, se qualcuno è in mezzo alla strada. Venendo giù da via Max Fabiani vengono sparati, e anche per il paese, adesso magari la strada è chiusa in fondo al paese e sarà ancora peggio. Però quello che le chiedo è di fare qualcosa per questo paese, cioè anche perché passano queste automobili, che non sono automobili ma sono dei camion, e in più ti insultano perché tu cammini per strada raso muro. Perché io a questo punto non posso più andare per il paese, infatti gli anziani non si vedono più fuori perché non possono passare.
Cioè è una cosa veramente vergognosa. O si fa qualcosa, lei mi ha detto l'altra volta già che i dissuasori non si possono mettere, io sono stata a San Donà di Piave, i dissuasori ci sono per terra, addirittura con l'asfalto, e passano Croce Rosse, passano di tutto, dunque non riesco a capire questa differenza tra il Veneto e, a parte Lubiana, Capodistria, ci sono dappertutto, meno che qua. Perché bisogna fare qualcosa, prima che scappi il morto, perché poi non si può dire non lo sapevamo. Certo. E questi 30 km all'ora io la prego di spostarli. In via Max Fabiani ci sono, gliel'ho già detto, dopo venendo giù dalla Basovizzana, dopo le prime due case, una a destra e una a sinistra, praticamente dopo le case. Davanti all'asilo, gliel'ho detto poco fa, in mezzo al paese l'hanno addirittura rubato, dopo la strettoia, quella stretta stretta che si va giù verso la stradina che porta a Catinara, dove adesso è chiusa, e proprio lì dove è chiusa, che è il numero 434, c'è il 30 km all'ora, praticamente dopo il cancello della prima casa, praticamente a destra, che le viene giù da Catinara. Quindi io non so se è tanto difficile spostare queste cose, però dovrebbe essere molto prima questi 30 km all'ora, e fare qualcosa che dei camion non vengano più giù. Perché anche l'altro giorno c'è stato poi un camion giù e si sono praticamente, la gente l'ha aiutato a girarsi e tutto quanto. Cioè io non so cosa si può fare, ma se ci può aiutare e non so, fare delle telecamere, fare qualcosa, cioè non so, mandare, non so, più polizia, nel senso che blocchi le automobili, che ci sia l'autovelox, quello che vuole, ma cerchi di, perché veramente è una cosa vergognosa. Grazie, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, sì, ma è solo una specificazione, nel senso che dove noi non possiamo mettere dissuasori non è per volontà politica di non volerli inserire, anche perché vengono richiesti anche in altre zone della città, ma è una questione tecnica gestita che parte da un codice della strada e poi da una valutazione prettamente tecnica e non politica. Quindi dove noi non possiamo mettere dissuasori è perché ci viene confermato che non si possono mettere, quindi non è una mancanza da parte dell'amministrazione che si fa portavoce poi delle richieste dei cittadini. Per quanto riguarda la questione di Longera, mi ricordo che c'è la problematica dei camion, del fatto che comunque i navigatori sbagliano, che c'è gente che corre. Riporterò la questione all'assessore Polli, che è la mia collega che segue ovviamente l'urbanistica e il traffico, e chiederò, insomma, attraverso i suoi uffici ovviamente, di verificare lo spostamento di questi cartelli o l'intervento della polizia locale, se è possibile, insomma, di trovare una soluzione, un sollievo a Longera. Questo posso assolutamente fare. Allora, leggo una mail. Anche la caserma di Roiano è inserita nella stessa causa pendente, che riguarda anche il Porto Franco Nord, quindi tutto bloccato per motivi di proprietà. Mi pare non sia più pendente, fra l'altro. No, nel senso che, vabbè, io non so le cause che instaurano non so, nel senso, adesso non risulta pendente nessuna causa per quanto riguarda il Porto Vecchio, perché c'è stata una pronuncia del Tribunale di Trieste che ha rigettato il reclamo tavolare sulla proprietà. Conseguirà ovviamente che ricadrà ogni richiesta anche sulla caserma ovviamente di Roiano, certo. Quindi questa pronuncia che va a rigettare le richieste del territorio libero, o comunque di chi rappresenta ovviamente in giudizio il territorio libero, va a rigettare una richiesta di riconoscimento di una proprietà che invece è in capo al comune. Quindi questo va a liberare anche a diverse polemiche o problematiche che erano sorte recentemente sulla stampa. Poi continuava. E quindi mi scusi, permetto che non sono stati bloccati i lavori per questa questione giuridica giudiziaria, ma per Roiano assolutamente, per le motivazioni relative alla progettazione e la modifica di quel progetto. Invece Porto Vecchio, come vede tutti quanti, lì i lavori sono sempre andati avanti. Lei continuava con come si pensa di rispondere alla gente di questi danni erariali fatti fino ad ora, nel caso il 9 luglio i giudici dovessero dar torto al comune, non era il caso di aspettare che si risolva questo nodo prima di muovere tanti soldi pubblici, volendo mettere tutti davanti a fatto compiuto e sperando di fare la franca al baffo delle leggi vigenti? Abbiamo già risposto che il tribunale si è già espresso, e quindi fondamentalmente il telespettatore non aveva avuto conto di questo aggiornamento, probabilmente. Leggiamo un'altra mail, anzi no, sentiamo una telefonata, poi faremo un passaggio anche via mail. Buongiorno. Pronto? Prego.
Buongiorno, io abito a Servola, in via Calcara 56, volevo fare una segnalazione. Sì, ci dica. E sulla strada che dà accesso al condominio sono già 2 anni che si è formato un buco. Sono venuti a distanza di qualche mese e hanno fatto un lavoro di un quarto d'ora e poi sono andati via. Adesso, cioè dopo 2 giorni, il buco si è riaperto e adesso, sono già 2 anni questo, e alla mattina il buco è molto profondo, è stato messo un cavalletto, adesso senza illuminazione, e alla mattina fuori esce una pantigana enorme come un gatto. E siccome c'è un albero, un gelso, e cadono le more, prende i frutti e ritorna nel buco. È stata fatta già una segnalazione a un collega assessore. Sono venuti 2 operai, hanno posizionato 2 sacchetti per bloccare il cavalletto e la pantigana ogni mattina esce, ma grande come un gatto, Sì, sì, prende i frutti e ritorna nel buco. Adesso chiedo quanto tempo ancora dobbiamo stare così. L'unico cosa positiva è che in 2 anni le macchine non si posteggiano e possiamo entrare nel condominio tranquillamente, ma insomma più agevolmente. Grazie e buongiorno. Grazie e buongiorno. Prendo la segnalazione, assolutamente, vediamo poi in ufficio. Volevo solo aggiungere velocemente che per quanto riguarda rapezzi, ecobuche e cavalletti che abbiamo in giro per la città, noi abbiamo una squadra di operai che interviene durante l'orario di lavoro, integreremo con una misura sperimentale anche affidando un ulteriore appalto di manutenzione come facciamo per le asfaltature, un ulteriore appalto adesso con le variazioni di bilancio di fine giugno in modo tale da andare a rispondere a tutte le richieste di interventi di cavalletti o di buche anche quando si presentano specialmente fuori orario di lavoro del Comune di Trieste, dei dipendenti certo. comunali, perché tante emergenze noi le abbiamo anche nei weekend o comunque in orari serali dove ci vediamo costretti a mettere dei cavalletti per risolvere temporaneamente la questione, però perché ovviamente i lavoratori hanno il periodo non sono sotto orario di lavoro. Quindi certo. tentiamo con questa misura sperimentale forse di tamponare un po' la questione cavalletti, buche un po' sparsi per tutta la città in modo tale da non portarci questi cavalletti avanti negli anni rimasti lì giacenti. No? Velocemente una mail, adesso che i finanziamenti per i lavori del sindaco in Porto Vecchio sono stati bloccati, chi pagherà anche i danni? Mi pare abbiamo già risposto, non sono bloccati, c'è stato lo sblocco, infatti se non sbaglio, mi smentisca lei se però dico fesserie, i lavori per il centro congressi che era quello in oggetto stanno andando avanti. Sì, stanno andando avanti, a parte che li vediamo, farò un sopralluogo stamattina con il sindaco e con l'assessore Tonel che la delega poi all'evento ESOF, in mattinata fisicamente c'è le imprese che lavorano, no? Perché abbiamo tutta una serie di imprese locali che si sono fatte parte attiva, no? In questo progetto e non si sono di fatto mai fermati, c'era la questione relativa a questo reclamo, ma di fatto non abbiamo avuto uno slittamento del cronoprogramma, quindi ecco l'impegno ovviamente di TCC, che è la società che rappresenta questa operazione per la creazione di questo centro congressi, è quello ovviamente di affrontare la sfida e di arrivare con un'operazione che sia compiuta per il 2020. Ci fermiamo per la pubblicità e ci ritroviamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia a Trieste in compagnia dell'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi. Abbiamo ricevuto un'altra mail. Sono molti mesi, sì, proprio mesi, che la viabilità in zona via Buonarroti Alta e via Chiadino è bloccata da lavori sottostrada. Apri, chiudi, ripetuti prima sopra via Chiadino, poi sotto Buonarroti, ora di nuovo sopra, di nuovo Chiadino. Cosa si sta facendo e quando è previsto il ripristino della viabilità? Chiedo scusa. Niente.
C'è da dire che molte volte gli scavi non sono, sono misti, no? Cioè, un giorno la compagnia telefonica, l'altro è la compagnia elettrica, un terzo del comune. Certo, no, anche a Cegas. Magari mettersi d'accordo, ecco, sarebbe la cosa migliore. Eh sì, tante volte allora diciamo che con Cegas, che è il gestore dei sottoservizi, c'è una programmazione, no, ovviamente. Faccio un esempio, via San Michele, noi volevamo, l'amministrazione comunale aveva già intenzione da qualche anno di riasfaltarla. Lì siamo rimasti fermi, in realtà non abbiamo asfaltato perché a Cegas ci aveva già comunicato che avrebbero fatto questo intervento che poi è partito quest'estate. Quindi diciamo che cerchiamo di trovare le soluzioni. Ovviamente la soluzione è questi interventi che magari abbiamo un giorno uno, un giorno l'altro, non si riescono a fare nel momento in cui c'è una perdita, un'urgenza da parte dei sottoservizi, quindi abbiamo una perdita che deve essere ripristinata, oppure abbiamo tutta la questione relativa alle fibre, quindi tutti i vari... di fare telecom, wind o chi per loro ovviamente. E anche lì, ecco, quello che stiamo cercando di fare è di chiedere specialmente alle compagnie telefoniche un ripristino un po' più serio del manto stradale, perché tante volte ci troviamo con questa fascia di asfalto lungo le vie che viene fatta anche molto in velocità e ci troviamo con veramente delle buche o comunque delle strade che magari non sono state asfaltate recentemente e che si ritrovano di nuovo ammalorate. Questo era successo anche, se non sbaglio, in via Val di Rivo lo scorso anno, quindi adesso cerchiamo di stare lì più attenti anche a dare indicazioni alle compagnie telefoniche di rifare i ripristini come si deve. Per via Buonarroti adesso farò le verifiche con l'ente, col gestore, vediamo a che punto sono loro con ovviamente quei lavori e cosa sta succedendo in quella zona. Ok, sentiamo adesso un'altra telefonata, buongiorno. Pronto, mi sente? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, adesso ero qua al distretto di via Puccini, no, dell'ASL, è arrivata una signora da Sant'Origo e praticamente ha detto che mentre era lì all'autobus sono arrivati a gruppetti all'incrocio della dove c'è la rotonda tra via Flavia e via Capotto, sono arrivati lì, sono stati minimo una cinquantina, erano lì fermi, penso, in attesa che arrivasse, penso, la polizia per poi portarli giù e schedarli, queste cose qua, penso, no? Allora io dico, fa notizia una nave con 30, e questi solo oggi combinazione 50. Cioè, ma io mi domando, a parte che non ho capito perché da lì devono essere portati in città e essere registrati, quando si fa prima a riportarli oltre il confine? Cioè, ma poi dico, come... E mentre fa notizia, dico, questa nave, c'è qua Trieste, e io non sento mai parlare dei giornali, non sono nazionali, non sento mai parlare di questi, penso a migliaia che oramai passano qua da Trieste, tutti, c'è nessuno fa notare questa cosa, il signor Salvini sa questa cosa qua, cioè ho sentito dire, non so, che hanno fatto le pattuglie miste, ma se questi sono arrivati 50 tranquillamente, dove sono queste pattuglie? Cioè chi controlla? Cioè, no, non si riesce a capire. Cioè, non è qua per un passare, per una come chiamava, quella cattone lì, ha fatto la notizia di Trieste, ha fatto il giro del mondo. E poi di Trieste che arrivano in continuazione migliaia, nessuno parla, ma tutti tacciono. Cioè, ma perché non viene sul telegiornale nazionale questa cosa qua? Cioè, per 30 sono sulla nave, tutti quanti, e questi arrivano, e poi questa famosa storia della rotta balcanica. Se magari il giornalista mi può far vedere la carta geografica dell'Europa, no? Perché questi non so se arrivano dalla Turchia, da dove arrivano. Secondo me la rotta, se uno vuole andare in Austria, vuole andare, se riesce a vedere la carta geografica, no? Diciamo, mentre che partono della Grecia, non so dove, e uno vuole andare in Germania, in Inghilterra, vuole andare, non so dove andare, perché devono passare? Cioè che rotta? Ecco, se uno passa di lì, non mi sembra che la via dritta per andare in Austria e passare direttamente per Trieste, perché la Jugoslavia, o per andare in Germania, bisogna passare per forza per Trieste. Cioè la via più breve è passare per Trieste, non mi sembra, perché se lei la fa dritta va direttamente in Austria o va verso la Germania. Questa è una palla quella della rotta balcanica, e che fa comodo passare per l'Italia perché di qua si passa, è un buco. Cioè, se uno è in Inghilterra, perché devo passare per Trieste o andare in Austria? Mi se sembra posso, che la Jugoslavia confina con l'Austria. Se posso permettermi, ma sì, senza criticare quello che dice lei, solo per aggiungere un dettaglio, c'è chi chiude dei confini e quindi magari ci sono dei corridoi chiusi. Noi siamo i simili della compagnia. No, ma non sto, ripeto, non sto dando valore alla tesi opposta alla sua, sto dicendo che se arrivano tanti in Italia è perché altri percorsi probabilmente sono chiusi. Ripeto, al netto del suo giudizio, che non discuto, eh.
E questo dico, allora è inutile che la rotta balcanica fa comodo, perché qua si passa. Perché se qualcuno si mette, cioè guarda, dice confine 40 km, ma non è che si butta, io sto qua, sto vedo San Servolo, c'è tutto un monte, un vaio, non è che si calano giù per di là, fanno dei percorsi, insomma, logici. Allora mettiamo, non so, un po' di militari, magari con i cani dei Doberman, vediamo se passano oltre di qua, senza mettere più spinata. Mettiamo qualcuno con dei cani, vediamo se passano. Sì, perché sennò è una menata da qua che devono per forza passare da qua. Ecco, vorrei che qualcuno pubblicizzasse, veramente, non so, il piccolo tace, la RAI non pace, tutti tacciano su questa cosa qua. E non so, vorrei sapere una cosa, grazie. Grazie a lei, grazie. È un fenomeno molto più grande di quanto possiamo affrontarlo noi a Sveglia Trieste, però ecco, mi trovo d'accordo quando il telespettatore dice che probabilmente, se non sicuramente, quando si parla dell'immigrazione e flusso in entrata in Italia dai confini del Friuli Venezia Giulia, se ne parla molto di meno rispetto alle navi che probabilmente fanno anche senza disprezzo, fanno più scena, perché comunque barconi con persone sopra che rischiano di morire sono un'immagine proprio visiva molto forte, sì, molto impattante. Ripeto, senza giudizio, proprio a quello che vedo. Vedere magari un gruppo di 20-25 che cammina, visivamente è meno tragico. Vederli in barca col rischio di affondare è più tragico, probabilmente questo. Probabilmente sì, diciamo che... partiamo forse dal fatto che, a parte che Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e... consigliere regionale Giacomelli, senatore Ciriani, avevano posto lo scorso mese attenzione sulla rotta balcanica, quindi in realtà da parte politica c'è l'attenzione locale, ma anche no, del problema della rotta balcanica. Ovviamente sì, probabilmente fa più a livello nazionale, fa più notizia un barcone che un flusso continuo, che purtroppo secondo me è una situazione grave, la mancanza di controllo sul nostro confine, poi perché noi abbiamo anche un confine particolare, no? Siamo in una zona carsica, boschiva, le strade di passaggio sono anche piccole e strette, non c'è solo il confine di tutto il Carso, noi abbiamo anche Muggia, che è praticamente sul confine con la Slovenia, ci sono tanti piccoli confini che ormai sono aperti, ma che sono a un metro con le abitazioni civili di chi abita sul territorio italiano. Diciamo che purtroppo la rotta balcanica forse è un po' sottovalutata a livello nazionale di media, perché viene sempre posta la questione della Sicilia, di Lampedusa, della Libia, e non si fa attenzione invece a un flusso di immigrati o di comunque... di immigrati che è continuo, perché se noi abbiamo quotidianamente 20-30 persone che camminano sui bordi strada e che arrivano dopo un percorso probabilmente lunghissimo, vuol dire che qualcosa non va bene, qui veramente dovremmo metterci mano, anche perché probabilmente ci saranno questi passaggi non solo la mattina quando li vede chiunque, ma anche, certo, di notte, deduco. Quindi insomma, diciamo che va a finire che non abbiamo più il controllo del nostro territorio, non sappiamo esattamente chi c'è, chi non c'è e dove va. Quindi esatto, la situazione, ecco, dovremmo sicuramente migliorare, dovrebbe essere denunciata forse a livelli più alti e sicuramente monitorata, perché così non si può sicuramente andare avanti. Allora, prendo di nuovo spunto dalle mail. Buongiorno assessore Lodi, le chiedo gentilmente se nella variazione di bilancio verrà confermato lo stanziamento dei 100.000 euro per il parcheggio a raso in strada di Fiume per i residenti. Sì, confermo. Sì, sì, c'è nella variazione di bilancio, c'è anche il parcheggio di strada di Fiume, mi sono fatta carico di questo problema e questo problema andrà risolto, quindi confermo, l'abbiamo inserito. Poi, altra mail ci porta in via Petrarca, non riesco a collegarmi, vi sottopongo un problema annoso che avevamo discusso anche quando c'era ospite l'assessore Giorgi, si parla di sabato scorso. Sì. Ci sono cavalletti distrutti da un anno, anche in questa zona le pantigane imperversano, escono dal giardino abbandonato dell'ex Galilei, mi spiace non poterlo dire a voce. Riproverò a chiamare, signora, noi siamo qua, provi a chiamare, insista, poi accoglieremo volentieri la sua segnalazione. Andiamo in via Petrarca, dove, come dicevo, abbiamo già visto sabato con l'assessore Giorgi, c'è la situazione del marciapiede, insomma in condizioni non proprio ottimali, se vogliamo essere eleganti. Adesso lo facciamo vedere. Mm-hmm. Eccolo qua. Allora, okay, questo è l'inizio di via Petrarca, dove ci sono i cavalletti, i nastri, sì, di pericolo. Poi se ci spostiamo un po' più in là, vediamo un'immagine migliore,
ci sono anche dei divieti, ma penso siano inerenti ai lavori che ancora all'epoca si stavano svolgendo nella ginnastica triestina, e i marciapiedi che sono disastrati. Lo vediamo da un'immagine, mi ricordo che l'avevamo visto. Vabbè, insomma, diamo conto di quello che riusciamo a percepire da Google Maps, ecco. Comunque, grazie, sì, beh, prendo, cioè, grazie, prendo anche nota ovviamente anche di questo. Ancora vorrei segnalare all'assessore due criticità per i pedoni dei lavori in viale Sanzio, costruzione palestra San Giovanni. La delimitazione per i pedoni a fianco del marciapiede, che fa totalmente parte del cantiere, è stata fatta in un punto che in caso di pioggia diventa un fiume in piena e impedisce il passaggio dei pedoni. Seconda cosa, poi i jersey collocati sono mezzi vuoti, quindi facilmente spostabili da automobili che poi sostano e costringono le persone a camminare in mezzo alla strada. Chiedo una verifica che porti a una risoluzione dei problemi segnalati, in quanto penso che i lavori si protrarranno per lungo tempo. Va bene, sì, ok, d'accordo, prendo... Okay. Presa segnale anche agli uffici, certamente. Altri lavori pubblici, per fare il punto, io sono partito da Roiano, siamo passati al Porto Vecchio, dell'Urban Center avevamo dato anche conto attraverso un servizio che, nonostante sia stato ritrovato dell'amianto, i lavori vanno avanti. Esattamente, è stato ritrovato dell'amianto, perché la struttura nelle tubazioni, ecco, per dare senso della cosa, è stato in parte rimosso, in parte viene rimosso con questo secondo lotto, secondo le prescrizioni previste, secondo le normative, con una ditta specializzata, ecco, perché deve essere fatto secondo una particolare normativa, ma all'interno delle tubazioni. Questo non ha di fatto bloccato il cantiere prosegue, abbiamo l'intervento su tre piani, il secondo, se non sbaglio, siamo già alle finiture, il primo agli impianti, e stiamo partendo col piano terra. Quindi, nonostante questo, che può succedere quando si avvia un cantiere del genere, i lavori vanno avanti, e quindi lì avremo questo incubatore di imprese per giovani, o insomma, insomma, sarà sicuramente una grande opportunità per chi vorrà partire con nuove innovazioni, tecnologie. Sicuramente questi non sono solo i cantieri che abbiamo, perché poi se ci trasferiamo a Mezzarozzo al Melaro abbiamo tutto il bando periferie ormai praticamente avviato, abbiamo, per quanto riguarda il comune, abbiamo già aggiudicato le gare relative agli interventi su strade sul verde, quindi abbiamo aggiudicato le gare, vedremo partiremo quel cantiere intorno a settembre, saranno sicuramente la via Marchesetti e via Forlanini con attraversamenti protetti, abbiamo poi gli interventi nello spiazzo davanti a Piazzale Revoltella, interventi alle fognature del giardino di Villa Revoltella, e abbiamo mandato in gara anche la copertura della scuola di Rozzo al Melara, quindi anche lì si è sciolta la problematica relativa ai contributi allo scorso inverno, a fine anno, e quindi anche lì i cantieri proseguono. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono in linea. Prego. Ah, buongiorno, a lei, buongiorno. L'assessore. Niente, io abito in via Ronchetto, no? Sì. Da circa, sono 20 anni che abito qui, ma ancora prima di venire a abitare qui, non so quanti anni, i marciapiedi di via Ronchetto non sono mai stati riparati, e qua sono delle buche enormi, e cadono tutti i giorni, c'è gente che cade. Non so, non è la prima volta che telefono, ho telefonato una decina di volte, anche più, però qua non vengono mai né a vedere né a fare niente. Combinazione, sono venuti a tagliare l'erba che cresceva sui marciapiedi sulla strada pochi giorni fa, però fatto quello non fanno niente. I tombini, quando hanno asfaltato un pezzo di strada, i tombini, invece di alzarli, di portarli a filo, come il lavoro chiama, no? E li lasciano com'è, cioè formano una buca, perché sono buche di 7, 8, 10 centimetri qualche parte. Se non li alzano, li catturano sopra, così rimane coperto, nessuno sa che là è un tombino, no? E questo non è un lavoro giusto. Se bisogna che... Non so, credo che 20 anni e più, penso che
che è abbastanza tempo che si aspetta che vengano riparati questi marciapiedi e anche la strada, non è che la strada faccia meno. Okay. Ogni modo, volevo dire anche una cosa, nel Porto Vecchio che è stato ben autentico a quello, i lavori che fate, perché i lavori che sono scritti nel trattato di pace, nei allegati 8º, 7º e 6º, non si può fare niente di più, niente robe futili, deve bene. Essere fatto quello che chiedo, il trattato di pace con i vari allegati. Ecco, buongiorno, arrivederci. Grazie, buongiorno. Sulla prima parte immagino la segnalazione venga presa in... Sì, beh, assolutamente sì, vi prendiamo in carico la Via Ronchetto, anche perché cerchiamo adesso di... Diciamo che per quanto riguarda i lavori che andiamo ad avviare quest'estate, diciamo che abbiamo già appaltato 3 milioni di euro, di cui ulteriori 3 stiamo in fase di progettazione, quindi tanto su interventi sulle strade, cerchiamo di dare urgenza alle segnalazioni che ci arrivano anche in base all'incidentalità o cadute o richieste di esercimento danni. Infatti diciamo che per quanto riguarda marciapiedi e strade sarà un lavoro un po' più difficoltoso per sicuramente l'amministrazione comunale, ma i tecnici, perché ovviamente andiamo a lavorare su diverse zone della città, quindi non ci dedichiamo a una via unica, ma cerchiamo di andare a risolvere più questioni, ovviamente, quindi le imprese saranno che gireranno quest'estate. Cerchiamo di fare i lavori tutti durante l'estate, compatibilmente ovviamente con le gare, per evitare di collegare, scusatemi, ovviamente sì, con le aggiudicazioni, per evitare di avere problemi a settembre con l'avvio del nuovo anno scolastico e con rientro ovviamente dalle ferie. Ok, poi per la seconda parte siamo le solite. L'ospite ha detto, leggo una mail, che è stato risolto il contenzioso riguardo alla proprietà tavolare delle aree per il Porto Vecchio, ma il consigliere Casoni in trasmissione Sveglia Trieste ha comunicato che per questo contenzioso la banca non ha concesso il relativo mutuo alla ditta appaltatrice. Sarebbe opportuno spiegare un po' di più il problema, perché non si capisce bene. Probabilmente è un ordine cronologico a cui viene, diciamo, data diciamo di sì, allora, cioè, la prima mia... era così, adesso si è sbloccato. Esatto, confermo, nel senso, io non so quando è venuto il consigliere, penso prima di me, ovviamente. Beh, sicuramente. Quindi, prima di lei alle 7:30, dalle 7:30 non c'era, quindi. Beh, quindi è una cosa che probabilmente il consigliere Cason ovviamente si era riportato ai fatti della scorsa settimana, di 10 giorni fa, la situazione poi si è evoluta nel corso degli ultimi giorni. Oh, andiamo avanti, sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Prego. Ecco, volevo fare alcune segnalazioni riguardando la non manutenzione della città. La prima è in Androna del Pozzo, dove c'è il muretto, che è il muretto in mezzo alla strada, dove da qualche anno mancano praticamente, diciamo così, le piastrelle del muro. Le piastrelle sono scollate e mancano. Un'altra cosa, nella scalinata Medaglie d'Oro c'è quella specie di torre romana, dietro cadono tutte le pietre, è da anni ed è sporco, adesso è ricintato perché fanno lavori alla chiesa di San Silvestro, e basta andare a vedere lì, dietro ci sono tutte le pietre che già da quando abbiamo speso 37.000 euro per mettere a posto quella struttura, già cadevano le pietre perché i lavori non vengono controllati. Un'altra cosa, vogliamo tinteggiare quelle porte dietro il comune in via Procureria, che sono da anni scarabocchiate e che è anche un passaggio turistico oltretutto. E domando all'assessore, perché la via Carducci è stata così male asfaltata? Io capisco che forse faranno un'asfaltatura poi generale, ma però adesso è tutta ondulata e chi passa col tremore. E perché fanno questi lavori? Nessuno va a vedere le asfaltature, nessuno fa niente. Si mette ancora una segnalazione, l'olivo che è verso la fortezza è da anni che è storto e che è, diremo, in mollo praticamente. Manca di qualcuno che vada a fissarlo, perché quello lì crescerà storto oltretutto, come tanti alberi che sono in viale Miramare, anche da rimettere e anche da curare, perché sono storti per la paura di storce e di conseguenza crescono male. E io mi domando ancora una cosa, in piazza delle Poste hanno messo quei tralicci di ferro,
a cosa servono se non ci sono arrampicanti che li vanno a nascondere. Okay. Hanno messo delle piante che sono lì da 12-13 anni che non hanno fatto praticamente niente, in quei cassoni, Dio mi perdoni, schifosi, non è colpa sua. Grazie. E l'ultimo, finisco ancora una cosa, l'ultima. State mettendo sempre quelle plote di Masegno che si stanno saldando. Alla Lodi, assessore, le ho detto tante volte, vada a vedere su piazza Puecher, le pietre che sono lì, che passano gli auti e una cosa l'altra, non hanno una scalfitura e sono pietre uguali al Masegno. Perché noi dobbiamo pagare fra un po' di anni tutta la ristrutturazione delle varie plotte di Masegno che si mettono, faccio un esempio, via San Francesco. E sono tutte rocce spaccate, sono marce, non so di che pietra mettono quella pietra. Una cosa è certa, che la spesa sarà sempre come in Piazza Grande, come in altre parti di Trieste, che fanno i loro 10 anni e poi si sfaldano. E addio prodotti. Grazie. Grazie, buongiorno, grazie. Tante segnalazioni, siamo fondamentalmente lo ringrazio per in centro città quasi tutto. Sì, via Carducci forse è quella che è più evidente. Sì, via Carducci evidente, no? Sicuramente quando sono terminati i lavori al torrente Chiave, che ricordo che stava praticamente la strada stava collassando e avevamo veramente un'urgenza assoluta di intervenire lo scorso anno, è stata sì riasfaltata, ma da subito avevamo detto che avremmo poi fatto un intervento su tutta la strada, perché ovviamente l'asfaltatura su un lato non è sicuramente definitiva, anche questo dovrà essere inserito in una programmazione. E sicuramente per quanto riguarda invece la zona dietro al municipio, che riguarda la chiesa di Santa Maria Maggiore, quella zona lì, nella volontà dell'amministrazione a breve, anzi, presenteremo un progetto di riqualificazione della zona ex urban, che è una zona un po' lasciata a se stessa, una zona che non è terminata, non è la riqualificazione della città vecchia, e quindi presenteremo un progetto volto proprio assieme al privato a voler riqualificare quel tratto di città che non è terminato, dove abbiamo anche problemi con ovviamente non c'è una zona verde, manca una zona verde lì, abbiamo questi sassetti che con ogni pioggia finiscono dentro ai locali commerciali, insomma, e poi è una zona molto turistica, quindi quella sicuramente andrà definita, e quindi andremo a sistemare quella zona anche dove ci sono, adesso è recintato, c'era il parcheggio, c'è un parcheggio del comune di Trieste. Quindi andremo anche lì a presentare questo nuovo progetto. E poi tutta una serie di segnalazioni che mi fa il signore, ovviamente per quanto riguarda la manutenzione, pitturazione di writer, che purtroppo ci ritroviamo a destra e a sinistra anche sui mobili privati. E sulla manutenzione ovviamente del verde pubblico. Ecco, io prendo la segnalazione, ovviamente la bora fa il suo a Trieste, non è che crea sempre i suoi danni, però gli alberi cerchiamo di monitorarli e ogni anno andiamo avanti con valutazioni sulla stabilità degli alberi per evitare ovviamente più possibile effetti dannosi da cadute di alberi in città, specialmente in una città come Trieste che ha bora. Ecco, questa è la zona, esatto, urban, che dopo aver visto la costruzione degli edifici e anche la sistemazione poi del passaggio pedonale, in certe aree è stata un po' ferma. Sì, è rimasta bloccata, no? Beh, nel senso, qui adesso abbiamo un cantiere della sovrintendenza, dove stiamo facendo comunque dei rilievi, ci sono anche rilievi arcologici, quindi è una zona che anche a livello storico è importante, e sicuramente questa zona secondo me va definita, no? Va terminata, anche perché ormai abbiamo un flusso di turisti. Sono nati anche tanti locali, quindi esatto, anche è un flusso proprio vivace, no? Sì, un flusso, non solo di turisti, è vero, anche di triestini. Sì, di quindi tanti studenti, sono venuti anche a abitare in zona, studenti, e quindi insomma è una zona che va sistemata, conclusa. È un po' chiamiamola coda della movida di via Torino, cioè nel senso che dopo l'esplosione della via a Torino c'è stata la crescita di quest'area qua, quindi diciamo su un allungamento anche delle frequentazioni giovanili, ma non solo, diciamo mondane, notturne, perché comunque ci sono molti locali. Sì, ci sono locali e ristoranti, sì, è una bellissima, una bella zona, quindi sicuramente bisogna sicuramente portarla a insistere. Sì. Oh, allora, velocemente un'altra telefonata, poi andremo in pubblicità. Buongiorno. Pronto? Azioni da Largo Nicolini. Sì.
E la strada che porta verso l'Ipis c'è un palo e diciamo che traballa. Sì. E sotto è di via Ugo Foscolo e sarebbe caso che non so se è a competenza del comune è da metterci diciamo, tutte persone con problemi di deambulazione, che io sono anche con deambulatore. Se è possibile mettere due paletti, due come volevo chiamarli? Scorimano. Passamani? Sì, sì. La strada che porta a Volta segnalato, ma se riuscite, visto che avete cantieri in corso in quantità, e se si riesce a farmi, fate una cortesia, insomma. Va bene. Grazie signora. Grazie signora della segnalazione. Vai. Grazie. Siamo Buongiorno, siamo in zona via Pascoli, largo Niccolini, vicini all'ITIS, dove la pendenza talvolta gioca fatica nei confronti delle persone anziane. Ok, prendo la segnalazione ovviamente. Ok, ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia dell'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, sì, contro me, aspetta, ti giuro, io non... Fine, non mi interessano le vicende familiari degli altri. Allora, leggiamo una buonanotte, leggiamo una mail. Volevo segnalare le condizioni precarie della pavimentazione della strada per Longera nel tratto compreso tra l'intersezione con strada di Guardiella e l'incrocio con le vie Antoni Cozzi, prima rampa. In questo tratto bisogna provvedere urgentemente alla riasfaltatura in quanto nella carreggiata in salita l'asfalto è totalmente frantumato da moltissimi anni. E giriamo la segnalazione. Grazie. All'assessore. Porgo le condoglianze alle famiglie delle tre vittime di Gorizia e chiedo alla redazione di Tele4 dove si può trovare l'intera intervista riguardante la conferenza stampa di Finizio. L'intervista intera credo che non ci sia. Nel senso proprio l'integrale, anche perché di Finizio ha parlato per tipo quasi 2 ore, e c'è il servizio nel canale YouTube di Tele4 dove abbiamo preso le parti salienti dell'intervista proprio di Finizio, quindi lo trova andando sulla pagina Facebook o YouTube di Tele4. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. In linea? Prego. Sì, tanti saluti all'ospite. Ci dica. Un paio di osservazioni e una domanda. Le osservazioni sono: confermo quanto detto da una signora per quanto riguarda la strada che porta a Longera. Io non la percorro più a piedi da almeno 5 anni perché ho rischiato di essere investito. E la gente viene su e giù come pazzi e lì bisognerebbe provvedere attraverso un paio di controlli con severe multe. Lo stesso vale anche per il boschetto, anche se lì non c'è il transito pedonale e molto protetto, il boschetto ha un limite di 30 km all'ora, ma c'è gente che scende e sale a 70. E non è certo il caso, le strade non si prestano, soprattutto considerato che c'è il doppio senso, no? Da una parte e dall'altra. E invece la domanda è precisa, via dell'Istria e l'Ecomostro che è un po' più su del Burlo. Maddalena. Io volevo sapere se ci sono ordini di tempo stabiliti per il risanamento totale dell'area e quali sono le motivazioni giuridiche legate anche al codice dei lavori pubblici che sicuramente l'ospite conoscerà, quali sono le esatte motivazioni giuridiche che impediscono al comune di fare un'azione di forza con confisca dell'area e ripristino bonifica ambientale. Grazie, buongiorno. A lei. Stiamo parlando dell'ex Maddalena. Beh, mi pare che l'ex Maddalena, come ha detto il sindaco, è un problema che si è risolto, nel senso, no? I lavori, come già annunciato, ripartono. Lì, più che codice degli appalti, lì si trattava di un'area privata con un cantiere privato. Un cantiere privato che ha avuto dei problemi giudiziari perché c'era, se non sbaglio, un concordato, comunque una situazione pre-fallimentare con la nomina di un curatore, quindi lì la questione era una partita gestita dai privati.
Il Comune, per quanto ha potuto, ovviamente è intervenuto, perché nel corso del tempo, mi ricordo già 3 anni fa con i colleghi Polli e all'epoca il vice sindaco Roberti, avevamo fatto spostare la gru, perché c'era addirittura la gru che collabora, a un certo punto, mi ricordo fosse dicembre, come no? Avevamo una forte preoccupazione che potesse cadere. Poi anche per quanto riguarda la pulizia dell'area che si era fumata il laghetto, col problema delle zanzare, quindi l'amministrazione comunale ha sempre tenuto sotto controllo quell'area. Ora, da un punto di vista privato, deve essersi il problema della prosecuzione del cantiere si è sciolto con un intervento quindi privato, e quindi adesso il cantiere proseguirà, sicuramente avrà un suo programma, magari questo mi servo di dirvelo la prossima volta che vengo, oppure tramite ovviamente il giornalista Gullotta, e sicuramente ha un suo cronoprogramma, perché tutti i lavori che siano privati e pubblici hanno un inizio e hanno una fine, salvo insomma qualche imprevisto. Quindi direi che più di codice degli appalti era una questione proprio privata e legata a una problematica delle imprese che avevano investito su quell'area. Altra telefonata, buongiorno. Volevo chiedere 3 cose all'assessore. Prego. Prima voglio sapere se c'è qualche novità sulla stradina di Alta Sant'Anna, quello che va da Piazzetta Colonkovec alla 202. Mi meraviglia che anche la Trieste Trasporti non chiedano qualcosa, visto che ogni volta che passa la 34 lì è un casino. Poi la seconda cosa è una curiosità, non ho mai capito cos'è quel sarcofago in Piazzale Valmaura, sul marciapiede, cosa serve? Quella struttura in cemento, vicino alla statua, dove c'è la statua. E terza cosa per sapere, visto che vengono fatti tutti quei lavori adesso in stazione lì, no? Per la viabilità. E già in progetto eventualmente, speriamo anche presto, che venga abbattuto, diciamo, la stazione autocorriere barra teatro, o domani se viene abbattuto bisogna rifare tutto quanto di nuovo, tutto quello che è stato costruito. Grazie. Certo. Grazie, questa domanda gliel'avevo fatta io l'altra volta al telefono. L'altro giorno, svegliamo questo retroscena, l'altro giorno chiamo l'assessore Lodi in orario di lavoro, chiedendole conto di alcuni discorsi di cantieri altri, e dei topolini che dopo ho dovuto, mi ha rimandato a Giorgi. E gli ho detto, una volta che adesso state ripavimentando tutta la zona davanti alla sala Tripkovic, se un domani l'intenzione di questa giunta, un domani non troppo lontano, è di abbatterla, non aveva senso aspettare di fare, sennò dopo rovini il pavimento e il marciapiede? È la domanda che ho fatto l'altra volta all'assessore, che ha fatto ora anche al telespettatore. Allora sì, comincio dall'ultima domanda, allora, da Piazza. Quindi complimenti al telespettatore per la domanda, perché per a questo punto me li faccio da soli. E diciamo che bisognerà prendere delle valutazioni sicuramente serie sul il futuro di quella struttura, che ormai diciamo è chiusa da più di un anno per delle problematiche proprio di sicurezza, e che ormai diciamo anche una sua riqualificazione sarebbe troppo onerosa per il Comune di Trieste, e che poi vede nel centro congressi comunque ulteriori sale, ulteriori sfoghi. Quindi sicuramente un ragionamento lo dobbiamo fare sulla struttura e decidere il da farsi. Per quanto riguarda invece, e quindi per portare a termine diciamo la riqualificazione della piazza, per quanto riguarda invece il futuro, l'abbattimento non dovrebbe incidere sul, ovviamente faremo di tutto per non rovinare il marciapiede che si è creato sostanzialmente sul lato d'ingresso della Tripkovic, perché poi dietro abbiamo le corsie degli autobus che non verrebbero sicuramente toccati da nulla, e quindi si farà il possibile per cercare di mantenere quello che è già stato fatto. Evidenzio che noi abbiamo dovuto mandare anche questo progetto Piazza Libertà avanti, perché anche lì avevamo contributi in scadenza, un progetto che risale a decenni fa, dove ci sono state diverse problematiche, diverse modifiche progettuali. Siamo arrivati al punto che anche lì il progetto doveva partire, era troppo tempo fermo. Ovviamente all'epoca la Tripkovic non era in previsione di toccarlo. Era un'altra storia, diciamo, no? Sono passati tanti anni, altre cose, quindi adesso cercheremo di risolvere. Il cantiere di Piazza Libertà va avanti, come potete vedere, sono state fatte le corsie per anche le nuove fermate degli autobus, il cantiere a breve andrà avanti anche la zona del sottopassaggio, e quindi poi ci sposteremo col cantiere verso via Ghega. Nel frattempo stanno passando i sottoservizi, anche perché erano necessari per portarli in Porto Vecchio, perché mancava un collegamento, quindi lì il cantiere sta andando avanti. Per Piazzale Valmaura invece, lì è anche lì una situazione che non è stata mai più definita, cioè ci ritroviamo con questo manufatto in cemento che ormai non ha più senso, si parlava una volta di cabine,
di biglietterie, ma insomma ormai sono cose superate da tanti tanti anni. Stiamo lavorando adesso per riuscire a fare, speriamo quest'estate, una sistemazione con del verde, sostanzialmente senza andare a snaturare completamente, ma insomma di allestire col verde, quindi di dare un maggior decoro facendo sparire sostanzialmente questo manufatto che non ha senso in questo momento di esistere. Per Erta Sant'Anna invece ho riportato la sua richiesta all'assessore Polli sui uffici e dovrò chiedere informazioni sull'esito, che c'era uno slargo alla richiesta del cittadino che mi ha fatto anche più volte, giustamente. Sì. Leggo una notizia, la prendiamo da Trieste Caffè, Sant'Orligo, nuovo maxi rintraccio di migranti, sono almeno una trentina, fondamentalmente diventa quotidiano il rintraccio di migranti che attraversano il Carso e che si avvicinano al centro di Trieste, come da fonti delle forze dell'ordine che ci dicono chi più chi meno c'è sempre qualcuno che attraversa, se sono gruppi numerosi o meno numerosi. Il fenomeno purtroppo è in un trend costante, e poi ovviamente la polizia, anche forte della sua potenzialità numerica e di attività che deve svolgere, fa il possibile per garantire che comunque sia tutto sotto un alveo di legalità, che poi è difficile quando diventa veramente costante questo flusso stargli dietro ogni giorno, immagino. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Assessore, io vorrei, così via amichevole proprio senza nessun, chiederle se si hanno novità sulla frana in Villa Giulia, perché sopra i laghetti. Perché ci sono i recinti che vietano l'ingresso, però ci passano lo stesso i cicli, i pedoni, spostano il recinto, poi vanno oltre e comincia a diventare pericoloso, perché questi non si rendono conto che se c'è un divieto e c'è una frana, insomma, a loro rischio è pericolo. Okay. E poi, mi scusi, è una cosa che lei non come assessore non c'entra, però volevo dire a Gulotta, la chiusura del centro di Don Mario Vatta in via Udine, no? Sì. Allora, io vado volentieri in quell'agraria che c'è lì. Tutti gli abitanti sono stanchi, perché tra via Sant'Anastasio, che ci sono che abbandonano i mondizi e dormono lì in quell'edificio ex post, penso, abbandonato. Poi il consolato rumeno, dove sono sempre in fila fuori delle persone che veramente viene da cambiare il marciapiede. E questo è dove c'è il centro di Don Mario Vatta, e lì ci sono sempre persone che stazionano e che sono in piedi tutto il giorno, disturbano. Cioè, io capisco il problema dei clochard, che insomma adesso, a parte il fatto che fa caldo, ma indifferente, ma veramente creano un disagio in tutta la via Udine, che quei pochi negozi che sono rimasti e i cittadini che vi abitano veramente non ne possono più. Grazie. Grazie signora. Vabbè, questo lo apprendiamo in verità già da ieri, oggi lo vediamo scritto sul giornale, nel mondo dell'accoglienza è rivolta contro lo stop alla casa degli ultimi. Abbiamo realizzato un servizio ieri con Bianca Navarra, che ha sentito l'assessore al sociale Carlo Grilli, poi chiaramente le opinioni sono libere e legittime da parte di tutti. Sì, probabilmente la scelta dell'assessore Grilli è stata una scelta di priorità, ovviamente basandosi su numeri e su necessità della città, si è partiti valutando che ovviamente, come ha potuto constatare l'assessore Grilli, che è una persona attenta, moderata e sempre a guardare l'attenzione delle persone che hanno problematicità, ha rilevato, insieme ovviamente ai suoi uffici, che la struttura non ha più la presenza di quelle persone per cui era stata istituita circa 10 anni fa, se non sbaglio, e dove invece abbiamo una situazione emergenziale sul disagio giovanile. Secondo me è una scelta corretta, bisogna affrontare le emergenze. Disagio giovanile
in città c'è, ragazzi che hanno bisogno sicuramente di aiuto o di sostegno o di attenzione sicuramente ci sono, quindi sicuramente è un messaggio importante. Le critiche, come sempre, polemiche ci sono, ma secondo me insomma è una scelta che è stata ponderata e corretta. Ovviamente la zona di via Udine, via Santa Stasia, come abbiamo potuto vedere anche recentemente anche dai vostri servizi, ha un'affluenza di persone, di immigrati o di persone che comunque hanno sono soliti stare lì, stanziare lì, dormire lì, sporcare anche lasciando, ecco, abbiamo visto la stazione di via Sant'Anastasio, quindi diciamo che non si possono tollerare situazioni del genere, che devono essere sicuramente, deve essere ripristinato il decoro, come anche ad esempio episodi purtroppo che abbiamo in Piazza Libertà, dove abbiamo quasi ogni giorno segnalazioni di gente che bivacca sul prato e mangia e beve, eccetera. No? Sono situazioni che non devono essere sicuramente fermate e ovviamente interventi di questo genere devono essere sicuramente fatti. Per quanto riguarda la frana, lì abbiamo avuto una frana lo scorso autunno. L'area è stata interclusa al passaggio delle persone proprio per una questione di sicurezza. Ora verificherò a che punto siamo con l'avvio dei lavori, ovviamente bisognerà aumentare di segnaletica e divieti e far qualcosa per evitare che la gente, pur assumendosi ovviamente i suoi rischi, passando dove c'è scritto divieto, non ci vada. Certo, quello è. Andiamo a sentire un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono io in linea. Sì, prego, prego, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ci dica. Chiedo per gentilezza una cortesia all'assessore, dato che aveva promesso in televisione mesi fa che lo faceva e non è stato fatto ancora niente. Allora, la rotonda, per favore, via Costalunga, angolo camionale per andare a Catinare. È pericolosa e avevo tanto pregato, e quando si arriva su un altro di strada di strada di fiume, sì, in alto, all'incrocio con la camionale. Io chiedo a lei, o Tele4, fate un servizio per favore, che siete tanto bravi voi di Tele4, andate lì, vedete la mattina alle ore 8, 8 e mezza, 9, oppure 11, 11 e mezza, che la gente che deve mettersi per andare sulla camionale o su verso Catinara è una cosa pazzesca. Prima o dopo io ho voluto telefonare perché sono responsabile, perché lei aveva promesso, se senz'altro sapeva della questione, del pericolo. Anni fa c'è già stato un morto, va bene, che non arrivi il secondo. Aveva detto sì, che sappiamo, che parlava con chi di dovere. Non è stato fatto nulla. Siccome so che è molto responsabile, assessore, per favore fate qualcosa. E poi un'altra cosa, dato che l'avevo visto una volta in mia Catullo, ma ore che non lavorava, e rispetto appunto chi che lavora e chi non lavora, e non l'ho disturbata. E il ingegner Cortese mi aveva mandato sul telefonino che era partita la gara per mettere a posto via Catullo il manto stradale in marciapiedi mesi fa. Non è stato fatto niente. Se per favore può parlare con l'ingegner Cortese dove è andata a finire quella gara. La ringrazio. Grazie, tanto, buongiorno. Grazie veramente per la sua sensibilità, e faccia qualcosa, la prego, per l'incrocio per andare a Catinara, perché è molto molto pericoloso. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, buongiorno. Io penso che era fare la spesa, comunque mi poteva fermare, non ci sono problemi, signora. Allora, quella l'incrocio, che penso che sia quello lì che stiamo vedendo, e ho segnalato la collega Polli, adesso verificherò con lei stamattina a che punto siamo, ovviamente, no? Perché è stato posto ovviamente all'attenzione anche dei suoi uffici. Per via Catullo farò riferimento sicuramente all'appalto, perché mi ricordo che ne avevamo discusso, ma non è effettivamente partito. Adesso vediamo a che punto ovviamente è il progetto. Ok, altra telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Parlo con Sveglia Trieste, eh? Sì, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Giuliana. Sì. Sì, telefono, ho già telefonato parecchie volte per il marciapiede di via Revoltella, numero 20, sarebbe 16, 18, 20 e 22, un marciapiede abbastanza breve che è molto disastrato, tra buchi, biechi e di tutto e di più. Ecco, hanno fatto dei rifacimenti di marciapiedi là in giro, però quello lì è stato lasciato indietro. Ecco, se è possibile dare un'occhiata e vedere la situazione per poterlo rifare, perché ha bisogno veramente. Ecco, okay. Ringrazio. Grazie, buongiorno. Grazie. Grazie della segnalazione.
Vediamo se abbiamo mail. Via Pitacco, buongiorno, vorrei chiedere all'assessore come mai non passano più gli spazzini in via Pitacco, la sporcizia si sta accumulando sotto i cassonetti, soprattutto da quando sono stati spostati proprio sotto gli alberi. Già segnalato in circoscrizione ma senza risultato. Scrivono via mail. Poi Segnaleremo all'assessore poi la mia collega che segue la vicenda. Pronto? telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Allora, riporto alla luce due opere storiche ormai rilegate in abbandono, dove secondo me meriterebbero un'esposizione più consona, anche in prospettiva turistica. L'antico acquedotto asburgico sarebbe ideale installarlo in qualche nuova rotonda, vedi Val Maura, o riqualificazione di Piazza Oberdan, mentre l'antico totem, sarebbe ideale renderlo visibile magari nel polo museale del Porto Vecchio. Spero che queste due opere abbiano la dovuta attenzione che meritano. Scrivono via mail. Raccogliamo sicuramente la segnalazione, poi insomma. Certo. Poi saranno chi di dovere a scegliere dove collocarle. Altra telefonata, pronto? Sono io? Prego. Bene, buongiorno, sono Angela. Buongiorno Prego. a tutti e due. Buongiorno. Senta, volevo fare due segnalazioni. Una, in via Raffaele Abru, dove io abito, che sarebbe vicino all'uscita del Burlo, l'altra. Non questa, la volta precedente che c'era di piazza, sono riuscito a telefonare proprio all'ultima puntata per contestare il muro di confine della strada, via Abro, che hanno lasciato un passaggio libero. E siccome c'è un dislivello fra via Abro e via Baterra, ma un dislivello di 15 metri arriverà, tutta la terra viene fuori da questo dislivello e arriva sulla strada. Io ho telefonato ai lavori pubblici perché lo chiudessero quel pezzo e loro hanno detto: oh, ma non verrà giù la strada, la terra, invece continua a venire e sono anni. Dunque, il muro di via Abro. Poi, un anno fa, in luglio esattamente, avevo chiamato i vigili urbani perché avevano divelto uno specchio all'uscita del Burlo che guardava la via Battera, quella che è in salita. E il vigile è venuto, ha guardato, c'erano anche altre cose, ma questo parlo soltanto per quanto riguarda i lavori pubblici. E aveva detto: va bene, cioè, lo specchio e la segnaletica anche sulla strada via Battera, la segnaletica per auto e moto. Il vigile mi ha detto: guardi, passiamo a chi di dovere gli ordini, però non so assicurare la tempistica. Un anno è passato in luglio, lo specchio non c'è, la segnaletica non è stata ripristinata e il muro di via Abro aperto continua a mandare giù terra a valanghe. Avrei altre cose, ma mi limito a queste, sono già abbastanza. Ok, Ok, grazie. Aspetto la grazie, risposta. buona Grazie. giornata. Prendo la segnalazione del cittadino. Dovrebbe essere sotto all'uscita del Burlo, sotto quella, se non sbaglio. Vediamo di capire a che punto sono le sue segnalazioni, dove sono finite. Per quanto riguarda gli specchi, le dico la verità, abbiamo un sacco di segnalazioni di specchi da sistemare o da mettere dove mancano. Ecco, adesso vedrò dove sono finite tutte e due le sue richieste dello scorso anno e vediamo a che punto sono. Allora, forse siamo qua con l'uscita Del del Burlo, Burlo, quella, eccola là. Questa non quella sulla via dell'Istria. Ok, qua è l'uscita. Ma qua vediamo uno specchio, ma vabbè, insomma, comunque. raccolta la segnalazione si vedrà cosa è possibile fare. Ho altri cantieri, qualcos'altro? Ma in centro città avremo quest'estate un bel cantiere importante, che è quello sicuramente della zona di Corso Italia e della zona dietro al municipio. Della cosiddetta Piazza Vecchia, no? Andremo un po' a sistemare la zona dietro la questura. Abbiamo un progetto che stiamo appaltando di 700.000 euro, dove andremo a riqualificare e a continuare, insomma, no? Sulla riqualificazione di Piazza della Borsa. Andremo a riqualificare quella zona,
rendendo una parte, continuando con la parte pedonale e sicuramente con le asfaltature di via di Corso Italia che hanno sicuramente necessità di intervento. So che anche qui a Tele 4 c'erano state più telefonate proprio per chiedere la sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi di via di Corso Italia, quindi una prosecuzione della riqualificazione del centro. Quindi insomma, ecco, noi cerchiamo di andare un po' dalle periferie al centro per dar più risposta possibile. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno, sono Giorgia. Sì. Soltanto un'informazione. Ci dica. Circa, penso il periodo era l'altra estate, un privato qui di strada del Friuli aveva offerto al comune un pezzo del suo terreno per poter fare dei posteggi. Sì. Volevo sapere se il comune ha preso in considerazione questa cosa, visto che in Salda di Friuli parcheggi ce ne bisogno, ecco, di parcheggi. Ok. E parleremo con l'assessore Giorgi, mi scusi signora, ma essendo patrimonio non sono lavori pubblici proprio, quindi non so effettivamente se questa pratica dov'è, a che punto sia. Mi informo con l'assessore che è competente lui per la delega, che se questa offerta è arrivata, come dice lei, se è presa in carico, se è gestibile o meno. Ecco, sinceramente non saprei dirlo perché non è una cosa che seguo direttamente, ma mi posso informare. Bene, comunque la ringrazio. Grazie a lei. Buona giornata. Buongiorno, grazie, buongiorno. Barcola, quali novità a Barcola? Ma a Barcola diciamo che abbiamo corso contro il tempo e contro il maltempo. Sì, è vero. Nel senso che abbiamo fatto un importante intervento di sistemazione della parte di velta distrutta dalle mareggiate di novembre. Siamo riusciti prima dell'avvio della stagione a risistemare la piattaforma, la piazzola del bivio, ma anche l'area ex Cedas che era completamente inagibile, quindi là della spiaggetta per intenderci. Mm-hmm. Abbiamo fatto diverse anche opere di manutenzione proprio strutturale nel corso dei topolini e questo ha garantito l'apertura. Abbiamo fatto poi tinteggiature dei topolini, la sistemazione delle porte, l'accesso al mare delle scalette. Ieri eravamo ancora lì perché siamo ogni giorno circa lì a lavorare. Ieri si stava intervenendo su un altro topolino con una scaletta di accesso ai topolini stessi, quindi continuiamo i lavori. Abbiamo fatto opere di potature, mm-hmm. di sistemazione delle cubetti, del porfido, dove siamo riusciti un po' ad allargare le conche di alcuni alberi, che è una cosa sperimentale per capire se in questo modo, dando respiro alle radici, evitiamo quell'alzarsi, quelle gobbe continue dei cubetti. Abbiamo fatto la manutenzione di tutte le fontanelle, creandone poi anche una nuova. Mm. E, insomma, sono stati fatti tanti, tanti lavori questa estate. Ovviamente non sono dei lavori definitivi, nel senso noi siamo intervenuti d'urgenza dopo queste mareggiate. L'idea è quella di programmare nei prossimi anni manutenzione ai topolini, magari dedicandoci ogni anno nel corso di più anni a fare un'opera di manutenzione completa dei vari topolini. Questa è la mia idea per partire il prossimo anno, anche perché ovviamente avremo bisogno di manutenzione anche dei bagni che sì. hanno la loro età ormai e quindi di continuare così con un'attenzione sicuramente a quella zona della città. A luglio inaugureremo, spero, se non ci sono imprevisti, l'area fitness all'interno dell'area di Barcola, dell'area della Pineta, scusatemi, quindi dedicata solo agli sportivi. Abbiamo riqualificato il sottopassaggio di Barcola recentemente, quindi certo. illuminato, pulito e decoroso. L'abbiamo fatto proprio in vista della stagione estiva, primi di maggio, insomma, l'abbiamo aperto. E resta, se mi permette una nota, resta però la gente che attraversa sopra. E comunque sì. E comunque sì. L'altro giorno ero io con la bambina, ho attraversato di sotto, poco ho detto le faccio anche vedere il sottopassaggio, e tutti attraversavano di sopra. Sì, tutti. In realtà le strisce pedonali ci sono un po' più in su, non abbiamo un sottopasso davanti al sottopasso e il passaggio protetto più su. Io so che fare le scale non è comodo, è faticoso, c'è caldo, tutto quello che si vuole però. Però è pericoloso perché abbiamo quattro corsie, quindi attraversare lì con bambini o senza bambini, anche da soli, insomma, su quattro corsie diventa sicuramente pericoloso. Quindi, insomma, di fare attenzione, come anche in Piazza Libertà, insomma, abbiamo diversi esempi, ecco lì andremo a fare degli attraversamenti a raso, ad esempio, no? Però, insomma, ecco, bisogna avere un po' di attenzione, no? Perché abbiamo tanta gente sulla strada, da motorini, furgoni, auto, e quindi è pericoloso. Ci fermiamo per la pubblicità e ci ritroviamo tra poco.
Torniamo a Sveglia Trieste in compagnia dell'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, torniamo a Barcola, abbiamo parlato dei topolini dove poi con l'assessore Giorgi stiamo verificando anche il discorso pulizia che lui ha preso a cuore perché a sua detta la ditta non sta lavorando come da contratto e quindi vuole rivedere un attimo gli aspetti. Giustamente, nel senso che abbiamo fatto i sopralluoghi, è andato l'assessore Giorgi, sono andata io per quanto riguardava la parte relativa di mia competenza. Effettivamente quest'anno lì ci sono problemi con le pulizie, quindi sicuramente è giusto quello che sta facendo l'assessore Giorgi, prendersi in carico della situazione, anche perché lì abbiamo un'affluenza durante l'estate che è alta, quindi sicuramente deve essere. C'è un contratto, quindi l'impresa deve farla quanto è previsto dal contratto, insomma non c'è molto da discutere sulla questione. Oh, andiamo a sentire una telefonata. Pronto? Buongiorno. Sono da San Polo Ruggero. Buongiorno. Buongiorno, volevo salutare l'assessore. Buongiorno. L'assessore fa degli auguri per il futuro nascituro, no? Grazie. Dottore, così dopo ci sentiamo con un atleta in più. Volevo chiedere all'assessore se mi conferma che da poter essere tranquillo per il 30, 29 per avere il grezza per la nostra manifestazione. Sa che ci siamo visti anche in grezza con l'assessore Rossi quel giorno che abbiamo parlato della nostra manifestazione. Ok. Se si ricorda Sì, mi ricordo, come no, anzi grazie degli auguri. Sì, beh, ci Le mancherebbe. confermo, guardi, abbiamo fatto una riunione proprio ieri pomeriggio Sì. sulle attività che dovranno essere fatte al Grezzar dal 29 in poi, perché avete voi il vostro meeting, poi ci sarà un altro il 6 o il 7 luglio, se non sbaglio. Quindi le confermo che per il 29 l'attività al Grezzar sarà per l'atletica, insomma, per questo Sì, evento. noi l'abbiamo il 30, speriamo di avere la possibilità di sistemare le cose perché c'è da fare un grande lavoro, lavoreremo di notte, non lo so Beh, ma perché. magari, ecco, questo, magari ci sentiamoci anche con l'area sport, no? Per la prossima Ecco. settimana per organizzare la cosa. Comunque l'accordo era quello, rimane quello. Bon, Voi, beh, il allora 29 avete il meeting e il 29 lo farete. è 30 anche, no? Sì, no, ma nel senso che Sì, dalla prossima settimana, finita la Coppa UEFA, che sapete che abbiamo tutti quanti, abbiamo la Serbia che si allena, poi, beh, liberati i campi da questo allora. evento sarà come d'accordi dato all'associazione atletica per i vostri eventi. Va bene. Assessore, allora intanto io le faccio l'invito per quel giorno là, il 30, Grazie. che sarà una festa a Grezza, perché Grazie. sarà fra i bambini e le persone, Non sarà mancherò. una grande festa, perciò Grazie. le farò l'invito scritto Va bene. comunque. Grazie, assessore, di nuovo auguri, Grazie. Grazie, buona giornata. Oh, dove ci spostiamo adesso? Ah, ecco, solo fare il Sì. punto sul Rocco e Grezza, Sì. no? Nel senso che abbiamo un evento importante in città che è la UEFA si è complimentata con l'amministrazione, ma con tutta la città per l'accoglienza che ha avuto da questa città, che ha risposto benissimo a questo evento. Ieri sera allo stadio c'erano 10.000 persone, Tante persone, triestini e sì. non solo, quindi 9.000 qualcosa, diciamo che sono eventi importanti per la città di Trieste per portare ovviamente un carico di lavoro, un indotto, no? Non solamente l'evento in sé, ma un evento che porta un indotto di lavoro per la città. Su Rocco abbiamo Senz'altro. fatto un grosso investimento e un impegno proprio in vista di questi campionati. Un lavoro durato 6 anni, 2 anni, scusatemi, con 7 milioni di euro investiti, quindi un lavoro importantissimo che ha riqualificato lo stadio per queste manifestazioni, per la Triestina e per anche altri eventi che potremo avere. E anche è stato fatto un intervento al Grezzar, dove adesso c'è la Serbia, a fine mese rientrerà l'atletica leggera con i suoi meeting, quindi insomma cerchiamo di dare l'attenzione a tutte le attività sportive. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Gugliotta, buongiorno Iodi. Prego. Buongiorno. Con l'ultimo rimpasto della giunta comunale, lei ha mantenuto le stesse deleghe o le ha cambiate? Perché purtroppo non sono riuscito a star dietro a questi dettagli. No, le ho mantenute, nel senso a me la delega è Perfetto. rimasta invariata.
Benissimo, benissimo. Noi siamo quasi, mi permetto di dire, amici, perché ogni volta che lei la vede in trasmissione io chiamo. Per lo stesso problema, dove questa sarà la quarta volta che ci sentiamo, la prima volta mi ha detto che ne avevamo discusso, la seconda che si sarebbe informata, la terza aveva quattro penne sul tavolo, non so se si ricorda, aveva preso nota. E io la chiamo per la pulizia degli alvei dei fiumi, Rio Primario, Rio Corgnoletto, si ricorda? Sì. Niente, io intanto la saluto, le auguro auguri per il nascituro e aspetto anche la prossima volta che interverrà, glielo ricorderò. Tanti auguri, buon grazie. Buon alvei dei fiumi, io auguri, grazie, buongiorno. Ma ringrazio per la simpatia. Allora, è in progetto, abbiamo in progetto la pulizia di diversi fiumi Rio, e quindi adesso vedrò di quest'estate dovranno partire, cioè, alcuni sono gestiti direttamente da CEGAS, altri li farà il comune, comunque adesso faremo il punto per far partire anche le pulizie di queste situazioni che poi creano disagio all'interno di abitazioni che magari sono confinanti o vicine, eccetera. Quindi i soldi li abbiamo, dobbiamo solo un attimo gestire la gara e poi l'avvio dei... Gli darò comunque notizia, perché giustamente è vero, mi ha chiamato più e più volte. Senta, le piste ciclabili, noi abbiamo parlato col sindaco che ha risposto a Fia Bulisse sulle critiche che sono state mosse nei confronti dell'amministrazione dicendo che in 3 anni non si è fatto un centimetro di piste ciclabili. Il sindaco ha elencato tutta una serie di progetti fra partiti e pronti a partire del Comune di Trieste, anche con fondi ministeriali, fondi europei e vari progetti che hanno a che fare con la ciclabilità. Non entro tanto in merito su quello perché ne abbiamo già discusso col sindaco e poi Fia Bulisse la risentiremo oggi. Volevo domandare se nella ciclabile di Barcola è previsto qualcosa in un futuro. So che adesso non è niente, non c'è niente immagino, però... Se in un futuro la ciclabile di Barcola sarà rivista. Noi abbiamo, sì, la ciclabile prevista in un futuro è quella all'interno del Porto Vecchio, come ha detto anche il sindaco. La problematica dell'altro lato della ciclabile, che dovrebbe essere rivalutata sicuramente, sarà quella delle problematiche degli alberi, perché certo, lì noi certo, abbiamo certo. Una ciclabile che fa un percorso lungo ma che ha tutto un avvallamento uno dopo l'altro per gli alberi e le radici degli alberi. Anche lì bisognerà valutare il da farsi, nel senso se la ciclabile del Porto Vecchio potrà supplire in parte alla parallela che abbiamo su Viale Miramare e quindi non rendere necessario un intervento, se no bisognerà fare delle valutazioni. Le valutazioni sono complesse perché, nel senso, dove abbiamo un albero con delle radici, non è che possiamo far sparire un albero, è una cosa, la decisione di eliminare alberature non è una decisione facile che si può fare così, cuor leggero, certo, no? Certo. Quindi anche queste valutazioni vanno fatte un po' con ponderazione. Quindi sicuramente andiamo avanti con quella del Porto Vecchio, che sarà sicuramente la situazione ideale anche per un percorso più in sicurezza che è sul Viale Miramare. E potrebbe, secondo me, potrebbe anche dare una risposta alla necessità di ciclabilità e portare direttamente in centro città e fare un percorso verso il centro città delle biciclette. Poi una risposta importante è la soluzione che abbiamo trovato per Sant'Andrea, dove a breve porteremo in giunta il progetto, che è l'eliminazione di quel passaggio terribile davanti alla rampa della superstrada, quindi con una soluzione alternativa che passerà dietro alla rampa. E anche quello è un progetto importante, perché lì andiamo a eliminare una situazione di pericolo e evitiamo che la gente vada, specialmente turisti che non conoscono la zona, salgano sulla superstrada e li ritroviamo in corsia purtroppo, e ci sono stati più volte avvistamenti. Quindi si sta lavorando anche per questo, magari non era stata fatta, si sta lavorando perché si sta lavorando e non perché si è reso pubblico, ma insomma l'elenco dei bike sharing e degli interventi vari che sono previsti sono diversi. Ecco, quando partirà questo bike sharing? Sì, è gestito dall'assessore Polli, che adesso ha in mano la partita, è praticamente il tempo di recepire il progetto, l'appalto, quindi insomma sono strade un po' più complesse. Più stazioni, no, immagino. Sono diverse, divise in diverse zone della città, in base anche all'affluenza turistica, sì, e la zona anche che sia più idonea
all'utilizzo della bicicletta e quindi ovviamente sarà una risposta anche questa, ovviamente, alle esigenze, certo, di chi va in bicicletta. Le chiedo un ultimo dettaglio che poi abbiamo concluso sulle statue. Sì. Oggi c'è la febbre delle statue. Sì, no? Sta saltando. Sì, da sé. Abbiamo comitati su comitati, pro, contro, e adesso abbiamo un nuovo comitato per Ressel. Esatto, il mentore dell'Elica. Un altro comitato che vuole una nuova accordata, mi sembra di capire, un nuovo gruppo che si fa parte attiva per la sistemazione di questo monumento, che propone questo, che va un po' a inserirsi nella volontà dell'amministrazione, che secondo me è corretta, di quella di dar spazio ad Annunzio in città, e che quindi prende un po' le fila dalla decisione dell'amministrazione, della giunta, di portare una mostra importantissima a luglio in città, e che secondo me darà un grande risalto alla città di Trieste da un punto di vista anche turistico e culturale, e dalla decisione di inserire la statua di Annunzio, secondo me corretta, in Piazza della Borsa, e quindi si è inserito anche Ressel a un'altra figura, insomma, da un punto di vista scientifico è importante, quindi c'è anche questo comitato. Ma secondo me, al di là delle polemiche sulla questione d'Annunzio, che sono veramente strumentali e veramente tristi, direi che far crescere il dibattito su persone importanti che hanno dato un contributo, un valore alla città, hanno dato un'importanza comunque anche all'Italia, sia importante. Poi si parla dentro l'articolo anche di Margherita Hack, perché no? Lei toscana di nascita, però ha portato avanti il suo studio. Diciamo che Trieste ha delle figure storiche, culturali, letterarie importantissime, certo, e che tante volte sono un po' sottovalutate, no? Quindi l'importanza di Trieste, che è una città che ha una grossa storia, tanta cultura, è quella di farle emergere, di farle certo, conoscere. Bene, grazie all'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi per essere stata con noi. Una buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti quanti voi. Ci fermiamo per la pubblicità e ci vediamo tra poco. Ciata a questa nuova crisi. Ben ritrovati a Sveglia Trieste, siamo con Michele Pepe dell'RSU Sertubi, quindi sì, evidentemente parleremo di questa crisi insieme ad altre crisi industriali che stanno un pochino attanagliando alcune aziende, fabbriche triestine. Come procede in questo momento? Avevate portato all'attenzione del Consiglio regionale il problema, ormai da anni che se ne parla, ma non c'è ancora stata una convocazione in Consiglio ufficiale. No, stiamo attendendo una riunione del Consiglio regionale nella quale ci è stato, insomma, garantito la partecipazione, per poter parlare ancora più ampiamente di quello che già abbiamo fatto, insomma, della nostra situazione, che oramai si sta avviando verso una conclusione che dall'inizio dell'anno noi stavamo paventando, insomma, la chiusura della parte manifatturiera, quindi delle lavorazioni sul tubo importato dall'India, e la possibilità che rimangano poche 10-15 persone, insomma poche maestranze, per effettuare delle piccole lavorazioni su prodotti importati già finiti in India. Quindi, questo sempre se la Commissione europea non resta diciamo, con la situazione dei dazi sull'importazione come attualmente, cioè ci hanno tolto i dazi sull'importazione di tubi finiti, e quindi questo farebbe sì che ci sarebbe la convenienza per fare delle piccole lavorazioni. A fine mese sapremo se questa questione resta tale oppure i dazi verranno rimessi. In quest'ultimo caso non rimarrebbe più niente della Sertubi, perché a questo punto sarebbe totalmente antieconomico. Quindi facciamo un piccolo riepilogo, no? Anche per il cittadino, per capire un attimo da dove parte tutto questo. Siamo dal post 2012, giusto? Post 2012, dove abbiamo lasciato a casa già 138 persone, rimanendo all'inizio in 75-73, pian piano siamo arrivati agli attuali 68. E da circa fine 2018, inizio 2019,
Abbiamo avuto quest'altro grosso problema dovuto a dei cambi di codici doganali che era avvenuto già in precedenza, un anno circa prima, però diciamo che nei vari bandi di gara, sia italiani sia europei, è andato sempre di più prendendo piede questo piccolo particolare di mettere dentro i bandi l'origine del tubo europeo. Non avendo più la possibilità di fregiarsi di questo marchio, l'azienda viene messa fuori mercato. Da gennaio l'azienda ci aveva detto che, stante così le cose, nei mesi di giugno si andava incontro a delle decisioni da parte aziendali molto probabilmente definitive, insomma. Noi abbiamo lanciato l'allarme subito in febbraio con una conferenza stampa a cui hanno partecipato tutte le forze politiche. Non dico che poco sia stato fatto, però insomma siamo sempre al punto di partenza. L'origine non c'è, non c'è la possibilità di averlo e quindi insomma l'azienda il 9 giugno in videoconferenza ci ha annunciato che l'idea è quella di aprire una cassa straordinaria e quindi avviare il processo di dismissione. E ci potrebbe essere una riconversione di questi lavoratori, riuscendoli magari a offrirgli un posto di lavoro analogo o comunque nello stesso ambito, ecco? Ma nello stesso ambito purtroppo noi abbiamo una lavorazione, a parte le maestranze che hanno un po' più di professionalità, che sono in numeri limitati rispetto ai 68, e le lavorazioni che effettuiamo sono abbastanza elementari, quindi di difficile reimpiego se non in una situazione simile, oppure facendo un percorso con vari corsi, le famose politiche attive, che non hanno funzionato granché precedentemente con i 138 precedenti, e abbiamo però quell'esempio, quindi io spero che adesso, visto che il preavviso è di 6 mesi, no? È da 6 mesi che stiamo parlando di questo, secondo me dovremmo già cominciare con Confindustria, che al momento non è pervenuta, non li abbiamo mai sentiti, ma insomma vedere se sul territorio ci sono aziende in grado di poter assorbire parte delle maestranze, perché ormai il sogno di assorbire tutti è quasi impossibile, bisogna fare uno spezzatino nelle varie aziende. Però Confindustria, che ha il polso della situazione, potrebbe vedere in che aziende poter reinserire la gente, cominciare a fare dei corsi con la regione per poter poi nel momento opportuno far confluire la gente nei vari posti, perché ho paura che se aspettiamo la chiusura comincerà a passare il tempo, dopodiché questa gente viene dimenticata. Rimarrà in cassa chissà per quanto tempo. Esatto, quindi. Esatto. Ci sono i 12 mesi di cassa integrazione straordinaria e poi la NASPI, ma ho paura che poi se passano 5-6 mesi la gente comincia anche a abituarsi, no? Al fatto di stare a casa tante volte, questo avere questa sicurezza del minimo porta anche le persone magari un po' a abituarsi a questo ad adagiarsi sulla situazione, esatto. Magari. Quindi deve essere la regione o chi per lei a spingere affinché la gente venga reinserita nel più breve tempo possibile. Poi il nodo, mi spiegava anche prima di entrare in trasmissione, è il Made in Italy, no? Il fatto che l'azienda indiana viene riconosciuta la manifattura del paese di provenienza, ma la lavorazione avviene invece in Italia, il grosso che avviene in Italia. No, il paradosso è che 2 anni fa eravamo stati messi sotto inchiesta e avevamo avuto anche l'imposizione di alcuni dazi anche sui tubi semilavorati e lavorati a Trieste. Dopo un grosso lavoro che è stato fatto con l'allora regione e tutti quanti, insomma siamo riusciti a convincere la Commissione europea, cosa che succede raramente, a venire in azienda a constatare con mano l'effettiva lavorazione. Ci avevano riconosciuto la lavorazione sostanziale del prodotto e ci avevano tolto i dazi. Pochi mesi dopo si cambiano codici doganali e tutto quello che è stato fatto prima non serve più a niente, perché adesso va visto il manufatto che viene importato, cioè il prodotto di ghisa. Qualsiasi lavorazione che viene fatto sopra non cambia il codice e quindi è sottoposto a dazio. Bene, allora continueremo con l'argomento. Adesso sentiamo il telespettatore prima della pausa pubblicitaria. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Lei è il suo ospite. Allora, io ho segnalato da quasi un mese fa. Allora, lei quando entra dal via Marchesetti e via Pasteur, la va fino in fondo, occhi la devi
andare verso Catinara. Se specchio direttamente, chi manca un specchio per girare a sinistra. È molto pericoloso, non lo so, e tanto ci vuole per venire a mettere un specchio. Ci hanno già fatto questa segnalazione, ha ragione signora, effettivamente. Non ho capito, però noi a periferia non ci pensa nessuno. Ma non è mica solo centro devi essere, però è molto pericoloso. Se uno deve girare non vede. Cioè. Vedete voi se potete fare. Prima di lei, questo era suo collega Iara, che ho segnalato lui. Poi ho segnalato di nuovo e nessuno non pensa proprio niente. Io lo so che abite Momelaro, però anche noi siamo umani. Certo, no, io vi ringrazio, buona giornata e fate buon lavoro, grazie. Grazie, buongiorno. Se poi noi di Tele4 riusciremo in qualche modo a fare un sopralluogo, possiamo anche provare a vedere. Poi chiaramente invito le persone a rivolgersi magari alla propria circoscrizione in modo tale da essere sentiti direttamente da chi di dovere si occupa magari di trasmettere queste segnalazioni agli uffici predisposti. Noi continueremo fra poco con Michele Pepe a parlare di Sertubi, ma non solo, anche delle varie crisi industriali che ci sono in questi ultimi anni, e ad accogliere ovviamente le vostre telefonate. A fra poco. E rieccoci a Sveglia Trieste. Dunque, prima della telefonata parlavamo della situazione Sertubi, ma quindi volevamo anche riallacciarci, dicevamo, in pausa pubblicitaria ai bandi, no? Che vengono fatti. Sì, dal... sì, diciamo che un grosso aiuto potrebbe venire dal governo, nel senso che molto spesso nei bandi c'è la richiesta dell'origine europea. E noi adesso abbiamo proprio vicino a casa, in Veneto, un problema con le reti idriche che sono state contaminate da un agente inquinante, sembrerebbe dovuto a qualche fabbrica tessile, insomma, del luogo, e quindi necessita praticamente di una revisione completa della rete idrica. È una commessa molto grossa, si parla attorno agli 11 milioni. Di questa commessa noi non possiamo farci parte perché naturalmente viene richiesto il Made in Europe. E quello che io, così, l'azienda naturalmente, se avrebbe la possibilità di parteciparvi, avrebbe tutto il tempo per riorganizzarsi, magari nel Made in Italy cercare le sottocategorie, insomma ci sarebbe più tempo. Io non capisco come in Italia non riusciamo a far sì che le varie aziende che sono preposte a fare sta cosa, il commissario, che è un commissario mi sembra che faccia parte in qualche modo della maggioranza di governo, dell'acqua si chiama, non venga preso in considerazione il fatto di, invece di mettere il mare in Europe, che venga messo semplicemente che ci siano fatte delle lavorazioni in Europa. In questo caso sia Sertubi sia l'altro produttore francese europeo sarebbero tranquillamente, avrebbero le carte per parteciparvi, però almeno avremmo un minimo di respiro, ma almeno in Italia. E sembra che questo non si riesca a fare, perché anche dall'ultimo incontro che l'azienda ha avuto a Roma nei giorni scorsi, questa settimana è stata a Roma, non si riesce a trovare una soluzione, perché in Europa dicono che ormai l'Italia non viene più ascoltata a causa dei recenti attriti che ci sono stati, e quindi hanno già messo le mani avanti dicendo purtroppo in Europa non abbiamo la forza necessaria per portare avanti i vostri interessi. In Italia non si ha la forza nemmeno in Italia per cercare di aiutare e di favorire i nostri interessi. A questo punto allora inutile nemmeno aspettare fine mese o i primi di luglio. Non era anche necessario far tutta una lotta sui dazi antidumping, insomma si faceva prima a dire chiaramente il tubo in Italia non si farà più, perché noi siamo l'unico in Italia, nonostante qualcuno a Roma, ci diceva il direttore, abbia proposto il fatto di comprare i tubi grezzi in Italia per finirli a Trieste, quindi si può immaginare che se conoscenza siamo. Ci sia della cosa. Ecco, siamo gli unici produttori che fanno un prodotto che, insomma, io penso nei prossimi 10 anni, beato il paese che avrà un stabilimento del genere, perché sappiamo tutti i problemi dell'acqua nel mondo, ma in Italia, insomma, si parla di 3 milioni di metri cubi di l'anno buttati via, insomma, sono miliardi di euro spesi, buttati via,
e chiudiamo l'unico stabilimento che potrebbe fare al caso nostro e che voglio, nel programma di governo fatto questo governo adesso, al primo punto c'è la ristrutturazione delle reti idriche. Stanno chiudendo l'unico stabilimento che servirebbe, quindi penso che è tutto che... dire, insomma. Ecco. Prossima telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Maurizio Granieri. Buongiorno. Allora, un saluto agli ospiti, Michele e anche lei conduttore. Diciamo, volevo solo fare due precisazioni, diciamo. Tanto condivido con Michele da anni le lotte che ho fatto insieme a lui e andiamo avanti a farlo. Volevo solo dirle che io sono di supporto, di stare tranquillo, che riusciremo anche questa volta a mettere in campo certe cose per i lavoratori. Li capisco che sono in difficoltà, però con Michele ben preparato, diciamo, col mio piccolo supporto possiamo farcela a fare qualche obiettivo sicuro per la gente, per i lavoratori. Ringrazio tutti e saluti a tutti. Grazie, buongiorno. Beh, un messaggio di supporto che sì, ovviamente fa piacere, ma... Stiamo comunque, ecco, con Maurizio e con l'altro rappresentante, insomma, Francesco, ci stiamo muovendo già da prima, insomma. Noi purtroppo capisco che le istituzioni devono avere una certezza prima di poter muoversi ufficialmente, perché attualmente comunque l'area fino al 2021 risulta occupata dalla Jindal, quindi capisco le istituzioni con alcune delle quali abbiamo un rapporto continuo e mi riferisco soprattutto nel caso nostro chi si occupa del lavoro, quindi la Rosolen, abbiamo comunque un contatto abbastanza frequente, però naturalmente fino a quando non si avrà una risposta definitiva sulla liberazione di quell'area difficilmente si possono mettere in campo delle cose più concrete. Noi da gennaio stiamo parlando con le varie aziende che potrebbero essere interessate a quell'area e stiamo portando avanti alcuni discorsi che però, insomma, mancano di concretezza, appunto perché non c'è ancora la certezza che vi si possa insediare qualcuno. E poi parliamo della Sertubi e continueremo a farlo, ma parliamo anche di altre crisi, la cartiera di Duino. Perché sì, c'è questo? Perché in regione, in Friuli Venezia Giulia, in questi anni si parla sempre più spesso di crisi industriali? È una mancanza? La politica non è attenta? C'è un progetto specifico economico che non favorisce certe realtà? Quale potrebbe essere il motivo? Non lo so, io mi sono fatto un'idea basandomi sull'esperienza personale. Insomma, secondo me anche nel momento di insediamento di alcune proprietà, magari anche estere o meno, secondo me bisognerebbe andare un po' più a fondo anche sui veri motivi per cui vengono a insediarsi sul territorio. Penso alla Flextronics, che comunque se ne parla poco, ma insomma mi risulta che anche loro abbiano dei problemi. La cartiera stessa ha dei problemi, ma Servola si parla ormai da anni. La Principe anche. La Principe. Cioè sono tutte aziende che comunque non è una cosa che nasce dall'oggi al domani. Sono problemi che si tende a mandare sempre più avanti, magari con la speranza che se ne occupi il prossimo, e si arriva poi a un punto dove è irreparabile la situazione. Servola, se pensiamo, ormai sono 30 anni che viene fatta uso solo di campagna elettorale, senza pensare ai veri problemi che sono i lavoratori che sono nell'area, senza pensare prima di chiudere a cosa fare, cioè sarebbe necessario prima dire cosa fare là e poi fare quello che si deve fare. La stessa cosa vale per la cartiera, è da tempo che si dice che la cartiera è in crisi, è da tempo che si parla di forni eccetera per fare cose che in un'area, insomma, come quella penso sia difficile fare, però è da tempo che se ne parla e nessuno ha mai preso concretamente la questione in mano. È un po' come la Sertubi, che è da 2 anni che si sta parlando che siamo a termine, però nessuno concretamente, tranne per l'antidumping che è stato fatto, nessuno concretamente ha deciso, se non di salvarla, cosa fare dopo. Cosa far dopo. Questo è l'importante
Perché poi, per esempio, parlando della ferriera, visto che è un argomento che interessa sempre molto, ci sono due problemi. Il problema dei fumi, dell'aria caldo, okay, di quello che viene generato, che obiettivamente i servolani, ma non solo, non godono di una situazione tranquilla, né fisicamente né emotivamente, perché genera stress emotivo e soprattutto respiri dei vapori e delle polveri sottili che fanno veramente malissimo. Dall'altro lato, chiudere di punto in bianco una fabbrica del genere vorrebbe dire decidere le sorti di quasi 800 esatto, lavoratori, e quindi, come diceva lei un attimo fa, bisogna capire su che binari introdurre questa chiusura, se dovesse essere fatta, esatto, e riconvertire magari, quantomeno dicevano, chiudiamo intanto l'area a caldo, certo, però poi ci vuole una conversione, immagino. Ci vuole una conversione, però siamo sempre là, no? Si parla della chiusura dell'area a caldo, questo va benissimo, si può fare, questa è una decisione che spetterà chi spetterà, però intanto si dice che si chiude. Nel frattempo, io penso che un imprenditore che in questo momento è a Servola, prima di investire anche 100 euro su un impianto che mi stanno dicendo che lo chiuderanno, ci pensa non uno ma un milione di volte, no? E questa situazione va avanti. Io lavoravo a Servola 20 anni fa, sono andato via perché mi è stato detto guarda vai perché qua stiamo chiudendo. Come si pensa che un imprenditore possa sistemare gli impianti, possa fare qualcosa, se ha sempre una spada di Damocle in testa che gli viene detto guarda tra 3 anni chiudi, tra 1 anno chiudi, tra 3 mesi chiudi? Gli impianti vanno sempre peggio, ma è quasi impossibile che un imprenditore si prenda a cuore di mettere a posto degli impianti a termine. E adesso si fa la stessa cosa, è già 1 anno che si sta parlando cinesi, ferrovie, però nel frattempo la gente lavora là dentro, gli imprenditori non fanno investimenti perché aspettano solo la chiusura e magari si andrà avanti altri 10 anni e gli impianti saranno sempre peggio perché si aspetta la chiusura. Ma non si può fare una roba che... Cioè, se si decide di chiudere, vuol dire che hai un piano alternativo e si chiude. Altrimenti, tientelo in tasca l'idea di dire chiudi. Perché anche noi della Sertubi, in questo momento, dicendo pubblicamente che stiamo chiudendo, l'imprenditore investimenti non ne fa, perché va bene, ok, lui ha deciso di andare via. Ma tutto il contorno, le ditte di camion che ci fanno traslochi, e le vari fornitori, nessuno più ha fiducia, no? Quindi tutto lo stabilimento va a morire. E così funziona per tutti gli altri stabilimenti, che ancora di più Servola, che parte dallo Stato la decisione di chiuderla. Cioè, o si ha un piano alternativo, o se no si faccia silenzio fino a quando non si decide cosa fare. Messaggio chiaro. Allora, prossima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Volevo fare una breve correzione su quanto lei ha detto degli 800 operai, perché nell'area calda lavorano 350 operai, 800 tutto nel complesso, tipo anche l'area freddo che hanno da poco instaurato. Riguardo quello che diceva il sindacalista, caro signor sindacalista, gli imprenditori italiani non è che non fanno gli investimenti perché continuano a minacciare la chiusura, è che proprio di principio non li fanno proprio gli investimenti, anche se non ci fosse nessuna chiusura. Si vada a vedere all'Inns, all'acciaieria dell'Inns, un'altra nella Corea del Sud, hanno investito miliardi qua solo per mettere a posto l'AFO a norma, e l'ha detto, sa chi l'ha detto? Palman, che lei lo conoscerà di sicuro, un sindacalista che lavora in ferriera, solo per fare l'AFO, metterlo veramente a norma, ci vogliono 100 milioni solo per l'AFO. Si può immaginare anche la coccaria, eccetera. Bisognerebbe investire, per quanto riguarda Servola, almeno stimati, non lo dico io, ma studi fatti con tutti i doveri, dall'800 al miliardo di euro. Allora avremo veramente una fabbrica che può andare avanti anche 200 anni, perché tutto a posto, tutto regolare, non vengono fuori fumi nocivi che impestano tutta la città, perché ormai parlare di solo Servola è abbastanza ridicolo, perché ormai a seconda come gira il vento impestano Muse, impestano la Varosanda. Guarda, io vado in bici al di Turi in Varosanda, spesso non mi crederete, ma arriva la puzza della freda anche in Varosanda, e io ormai la conosco molto bene. Quindi purtroppo, caro sindacalista, il problema è questo, sono gli imprenditori che vengono detti
cosiddetti prenditori, perché investono il meno, vedasi anche l'Ilva di Taranto, altro problema enorme, cioè investono il meno possibile cercando di guadagnare il più possibile. Oltretutto la ferriera, se non erro, Alfredi, gli è stata quasi regalata, mi pare, per 150.000 euro. Ha preso una marea di soldi pubblici, quindi soldi anche miei e di tutti i cittadini. Adesso pare che, appunto, siccome ci sono questi cinesi che vorrebbero fare il nodo ferroviario, un'area gara, eccetera, lui vuole un sacco di soldi. E stranamente non so come mai le vuole tutti lui i soldi, visto che li abbiamo messi anche noi, no? Vabbè, ma questo è un altro particolare. Cioè, il dramma è questo, capisce, signor sindacalista, è che in Italia tutti rimangono, non parlo solo per l'aria calda, tutta, abbiamo un'Italia con veleni dappertutto, cioè nessuno investe in niente, ormai va tutto così. Se non si investe in tecnologia, siamo destinati a fallire, a morire definitivamente. E purtroppo... oltretutto una cosa che è incredibile, che lo stesso Arvedi all'estero importa alta tecnologia, fa delle cose che forse neanche nessuno al mondo riesce a farle, però qui in Italia va avanti tutto così alla buona, viva l'epoca, come dite voi in Triestino. Purtroppo questa è la realtà, e con la Sertubi presumo sia la stessa cosa. Se non si punta grossi capitali non se ne viene fuori, purtroppo questa è la realtà. Va bene, buona giornata a tutti e due, grazie per avermi ascoltato. Grazie, buongiorno. Ovviamente no. Quando prima parlavamo della ferriera in generale, intendevo gli 800 della ferriera in generale. Sì, poi dicevo chiudiamo almeno l'aria a caldo, perché è quella che comporta più... Sì, no, ma diciamo che il telespettatore ha ragione, cioè in Italia ormai gli investimenti sono sempre di meno, ma probabilmente anche dovuto all'incertezza a livello governativo, no? Quindi uno non sa mai se investo 100 oggi, domani cosa succede. E questo succede principalmente in Italia proprio per questi problemi. La ferriera si sa che metterla a posto oggi sarebbe meglio demolirla e fare un'altra, perché sarebbe una spesa che nessuno affronterebbe mai. Già difficile sarà farne la bonifica, perciò ha perfettamente ragione su questo, però i problemi nascono sempre da prima. Ma è una questione, cioè ci affidiamo troppo al privato a volte, perché molte volte per salvare una situazione ci si affida, esatto, al privato, vedi Spinoglio per, esatto, per la privato, cartiera. Privato per, diciamo, per natura pensa prima di tutto a guadagnarci. Quindi forse dovrebbe esserci una struttura pubblica efficiente che si prende in carico... Soprattutto per quegli stabilimenti che sono di utilità pubblica. Io penso egoisticamente proprio alla Sertubi, dove in Italia abbiamo un problema enorme con multe salatissime da parte della Commissione Europea, il perché lo Stato non si prenda briga, insomma, di far qualcosa per poter salvaguardare uno stabilimento essenziale. Quindi... sicuramente questo è vero. Allora, manderò la prossima telefonata e poi le leggerò una mail che è arrivata per lei da poco. Dunque, telespettatore, allora, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono io? Sì, la sentiamo, sì, prego. Sono io. Allora, volevo solo chiedere al suo gentile ospite e una cosa che mi sono ricordata. Un paio di mesi fa, mi pare, il rappresentante di Casa Pound ha parlato della Sertubi, ha spiegato questa situazione, che non so, vorrei una conferma da parte sua, che in realtà il problema è che c'è lo zampino di Macron e della Francia, perché in Francia hanno più stabilimenti o un stabilimento grande come la Sertubi, e chiaramente quando questo cambio di tubi sarà obbligatorio, e la chiusura da parte della Sertubi triestina, e chiaramente se non c'è la Sertubi triestina tutti si riforniranno in Francia. È vero questo? La ringrazio e buonasera. Buongiorno, grazie. Sì, allora è vero, due mesi fa ci sono stati, insomma, degli esponenti di Casa Pound che non solo questa volta ma anche in altre occasioni si sono fatti promotori di far del volantinaggio e di portare il problema anche in ambito nazionale. È anche vero che la Francia ha lo stabilimento della Saint-Gobain, che è l'unico produttore europeo, ce ne sarebbe anche uno tedesco, però fanno lavoretti più di nicchia, più prodotti piccoli. Diciamo che noi e Saint-Gobain siamo i produttori europei per definizione, e i francesi
probabilmente lo zampino nei nostri problemi lo stanno mettendo, perché è chiaro che diventerebbero gli unici produttori europei in grado di fornire tutti i diametri e tutti i tipi di tubi, e vivendo anche adesso un momento di difficoltà anche loro, quindi facendo fuori l'unico concorrente, è chiaro che tutti i paesi, con quella mozione, con quella piccola menzione al prodotto europeo, riguarderebbe solo ed esclusivamente il tubo francese, che già oggi in certi capitolati delle gare anche in Italia vengono proprio fatti riferimenti a prodotti i cui brevetti sono proprio francesi, quindi cercano di favorire anche i nostri, cercano di favorire la concorrenza. Questo è quello che a noi fa pensare che è meglio pensare al futuro, perché ormai il tubo in Italia non penso sia il primo problema del governo e nemmeno l'interesse a questo punto, perché insomma... Nonostante l'impianto idrico in realtà fosse... Nonostante, sì, l'impianto idrico, e nonostante sappiamo nel futuro cosa vorrà dire avere uno stabilimento del genere. Già un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Sì. Buongiorno, sono in linea? Sì, è in linea, la sentiamo, prego. Buongiorno, un saluto alla redazione, un saluto al gentile ospite. Buongiorno. Allora, desidero fare il punto sulla situazione proprio della Ferriara, no? Perché sto notando che Trieste è continuamente fuorviata da falsi problemi. E spiego il perché. Allora, innanzitutto la Ferriara non può essere considerata un prodotto, una fabbrica di utilità sociale, perché a livello mondiale, e perfino il Brasile lo conferma, queste sono altamente inquinate e si stanno cercando di affibbiarle a paesi più disparati dei nostri in termini di occupazione. Questo è un dato di fatto. Secondo, nelle trattative tra la proprietà e le parti politiche, possiamo dividere in due parti, non interessi arredi con interessi della collettività, ma di arredi contro degli speculatori immobiliari, perché c'è un forte interesse di prendersi la parte industriale della Ferriara per farci speculazioni immobiliari. La soluzione l'aveva già proposta Arvedi per conto suo e, come ben si conferma storicamente parlando, nessuno di questi ha raccolto la soluzione che Arvedi proponeva. Arvedi non è interessato tanto quanto la Ferriara, la caldo, il freddo, eccetera, eccetera. Lui è interessato che quella sua zona diventi zona franca. Allora, se gli si propone, siccome lui è un imprenditore, il ragionamento che bisogna avvicinarsi nell'imprenditore è un dosto del dare per avere, gli si dice: guarda, io classe politica, non legata agli ambienti immobiliaristi, oppure legata agli ambienti immobiliaristi, però devono accettare l'idea che questa volta perdono, ti do la zona franca e tu in cambio mi levi via le fonti di inquinamento. Io posso tranquillamente scommettere con me stesso che andrebbe, questo discorso andrebbe notte e salvando l'occupazione, perché solo il discorso delle bonifiche e della trasformazione dell'area, lì ho fatto un calcolo così a mappena della serva, lì occuperebbe tra diretti e indiretti 1600 persone. Salutate questo. Buona giornata e buongiorno. Grazie, buongiorno. Si ritrova con la riflessione che ha fatto il telespettatore? Sì, sì, solo che l'unica cosa, sì, è vero, il punto franco sicuramente darebbe una mano ad Arvedi. Sulle bonifiche, un po', sì, potrebbe occupare tante persone, ma ci vogliono ditte specializzate, quindi non andrebbero sicuramente ad occupare le persone che oggi lavorano all'interno. Quindi, però è anche vero che trovare, e questo è quello che dicevamo prima, trovare una soluzione alternativa alla Ferriera prima di decidere di parlarne, di chiudere, eccetera, è quello che andrebbe fatto. Però probabilmente al momento di soluzioni alternative o non le vedono o non le cercano adeguatamente, perché insomma, tranne il discorso dei cinesi, che però da quello che ho capito insomma, si tratta di un snodo ferroviario, quindi l'occupazione sarebbe relativa, altre soluzioni per quell'area insomma da 20 anni a sta parte non se ne trovano, quindi ben venga con l'ente porto magari parlarne di spostare il punto franco e quindi
se ci sarebbe questa alternativa sarebbe senza dubbio da perseguire, insomma, sicuramente. E a proposito, recuperiamo allora la mail che volevo leggere già da prima. Ce lo chiede Luca. Vi pongo una domanda da profano. Le svariate aziende in difficoltà sul territorio triestino non potrebbero approfittare o beneficiare del regime di Porto Franco proprio di Trieste per evitare la delocalizzazione o peggio ancora la chiusura, a meno che non se ne faccia una legittima questione di conflitto di interessi o di aiuti di Stato. Credo che il Porto Franco debba essere valorizzato anche e soprattutto in casi del genere. Quindi... Sì, nel nostro caso non darebbe grossi aiuti in quanto le lavorazioni eccetera, noi non avremmo un grosso vantaggio dal punto franco, e il punto franco andrebbe a vantaggio di aziende che si occupano più di logistica o di piccole aziende che facciano delle lavorazioni in loco eccetera. Sinceramente è quello che noi vorremmo che succeda nell'area attualmente occupata dalla Jindal e dalla Sartubi. Ecco, noi vorremmo proprio far questo, cioè cercare di spostare il punto franco nelle nostre aree, dando così un vantaggio alle aziende attuali che sono Fincantieri e Cartubi, che sono all'interno e quindi si avvantaggerebbero di questo, e attirare qualche imprenditore, insomma, che si possa occupare della logistica in loco. La stessa Duferco, che è proprietaria dell'area, potrebbe, visto che nel 2012 ha cambiato piano regolatore da sito produttivo, l'ha trasformato in sito logistico navale, quindi magari potrebbe anche occuparsi di una sorta di logistica su materiali, insomma, che transitano dall'area portuale, e quindi dar lavoro a parte degli operai che adesso si trovano in difficoltà. Bene, prossima telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Pepe. Sono passato di fronte alla TV qualche minuto fa, ma ho prestato poca attenzione. Lei parlava di Flextronics, che c'è una crisi. No, non c'è una crisi, c'è, diciamo che è da tanto tempo, insomma, da quando è arrivata la Flextronics, regolarmente ci sono dei problemi con le ditte, non con gli operai fissi, ma le aziende, diciamo, interinali. Io non occupandomi direttamente della cosa, le ditte tipo la Ceva, mi sembra che stavano cercando un incontro con l'azienda, hanno fatto anche degli scioperi, no? Perché altrimenti c'è parlare così. No, hanno fatto, mi sembra che hanno fatto 8 ore di sciopero due o tre settimane fa. Però forse c'è stato, ma capisce che dare una notizia così, a me sembra che con le ditte interinali, questa roba qua, una frase così, è pericolosa, no? Ma insomma, io ho parlato di crisi a fronte di uno sciopero di 8 ore, di un turno completo, anzi, non credo che sia forse su un turno su tutti e tre. Ma lei non crede, non sa, no, no, questo sono sicuro, era anche sul giornale, cioè, c'era sul giornale, non so se lei lavora alla Flextronics, lo saprà. Ma lei ha letto sui giornali almeno? Sì. Perché lei ci viene qui e ci... Sì, sì. Io credo, io penso... C'era scritto sul giornale 8 ore di sciopero la Flextronics. È pericoloso, Pepe. È pericoloso. No, c'era 8 ore di sciopero. Ce n'erano, sì, ma lei lo sa, ci sì. crede o... Come ci credo? C'era sul giornale 8 ore di sciopero. Penso, è finito con credo e adesso è sicuro. Sì, le 8 ore di sciopero sono sicuro. È pericoloso il suo atteggiamento, faccia attenzione. Le 8 ore di sciopero sono state fatte di sicuro. C'erano, glielo dico io che c'erano. Ecco, quindi lo sciopero si fa perché c'è un problema. E chi lo ha fatto questo sciopero? Le Acevoli o le agenzie interinali? Ho detto la Ceva. No, lei ha detto le agenzie interinali. No, mi sono corretto immediatamente, diretto la Ceva. Vergogna, saluto. Ma sì. Allora, queste sono le persone famose che aiutano le imprese, no? A far del bene. Chiedo ai telespettatori di rivolgersi intanto agli ospiti con il dovuto rispetto, perché è doveroso. E oltretutto, questo non è un ring da punchball, assolutamente. E poi confermo quanto detto da Michele Pepe pochi minuti fa, che lui ha dato la sua opinione e parlato dello sciopero, non ha dato giudizi, esatto. Non ha detto c'è una crisi, andranno tutti a casa, no. Non ha fatto allarmismo, quindi nessuno vuole mettere in allarme nessun altro, ecco, infatti, insomma. Infatti. No, ma questi probabilmente sono
gli atteggiamenti che succedevano spesso anche nella mia fabbrica, no? Il cercare di mettere i problemi, di tenerseli un po' all'interno perché per paura che esplodesse qualcosa di più. La Flextronics, torno a ripetere, se io non la seguo, quindi come ho detto prima, ho sentito dello sciopero effettuato dalla CEVA, era sui giornali, perciò l'ho saputo dai giornali, e quindi se c'è uno sciopero di 8 ore, vuol dire che un problema c'è. Vuol dire che riguarderà probabilmente solo la CEVA, per l'amor di Dio. Sono persone anche quelle che lavorano là. Io capisco che chi invece lavora dipendente oppure è somministrato ed è tranquillo non sia un problema suo, però anche quelle sono persone che insomma meritano anche loro un minimo di attenzione. Ognuno dice la sua, certo, esatto, assolutamente. Allora pubblicità, ci ritroveremo fra pochissimo. Rieccoci a Sveglia Trieste. C'era una telefonata prima in coda, mi pareva. Vediamo se la recuperiamo. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno Bruno qua. Buongiorno Bruno. Pronto. Ecco, volevo, cioè che sono rientrato a casa adesso. Il signor cosa rappresenta? RSU Sertubi. Ecco. Allora, cioè i sindacati, no? Ecco. Ma adesso la situazione italiana vediamo quella che è, no? Senza andare in merito, procedimento di infrazione, PIL a zero, decrescita, roba degli esseri. Questa quasi è la condizione, no? Quindi adesso manovra restrittiva, aumento delle tasse, probabilmente pagheremo l'IVA, roba del genere, eccetera. Ma a me, come ti ho detto qua, le RSU, come tutti i sindacati, no? Che sono i famosi corpi intermedi, qua a Trieste, dovessi battersi per Trieste. Ecco, ma senza tornare Bruno Gallafisi, ma ga quel, ga quell'altro, noi non abbiamo bisogno di leggi speciali ad hoc, far questo, spostemo quell'altro. Noi abbiamo delle norme che sono riconosciute nel trattato di pace e che sono nella Costituzione italiana. Quindi se pronta a casa subito, immediatamente, se doveva fare immediatamente sta nel 47. Dopo che abbiamo visto che l'Italia non vuole il porto, perché tutti i porti italiani non vuole, il signor Re che si è sbrisciato e il porto sì, c'è un'opportunità. Patuanelli, che è del 5 Stelle, ha detto oasi felice al centro dell'Europa, siamo seduti su una miniera d'oro. Polidori ha detto, visto che abbiamo sbloccato l'allegato ottavo che fa dei benefici per il Porto Franco, però gli utili del Porto Franco va a Roma, potremmo sbloccare quegli altri allegati ed estendere la detassazione su tutto il territorio di Trieste? Questo è l'arma dei sindacati, dove venire anche fuori, se no correi drio a queste 3 ore di sindacati. Ormai se le multinazionali, i paroni, la forza del sindacato, i paroni, serra, punta e basta. Adesso perché? Perché il cortese è la parte del manico, e nessuno che può contrastare. Facciamo 10 ore di sciopero, 15, qua. Se giusto, amico, ho fatto sciopero, lasciamo stare il sciopero di una volta con i scioperi che siete adesso. Quindi se devo utilizzare quelle risorse economiche che non sia necessario domani, se il governo italiano di moto suo ga sdoganà l'allegato ottavo, lui gatterà allora se che dici sblocca anche quegli altri, così anche per i cittadini di Trieste noi pagherà l'IVA e gaverà la pensione detassata, la benzina non gaverà le accise. Qua abbiamo Beltrame, mi sono se ricorda dei Smollers, dopo che avevamo Linea, tutte queste realtà industriali, Gotina, Marche Gomma, dopo per non contare tutta la zona industriale, adesso che abbiamo il centro che detto mesi rioni di città, la Slovenia, e qua, allora
corpi intermedi, datevi da fare, perché ormai non c'entra più essere italiano o non italiano, qua essere italiano o non essere italiano, se muori di fame, ecco appunto, sia uno che l'altro, quindi smettemola e cerchiamo di farci gli affari nostri. Adesso la Sertubis, il timbro in Italia, inserirà e porterà via, come che adesso a Napoli, quella eccetera, accademo qua l'Electrolux che sarà anche altra roba, dopo che abbiamo la Principe, quella, e la Ferriera, la stessa roba, utilizziamo i miliardi del porto, i miliardi, adesso lì l'ha detto il gas bloccato e ferrovia, non c'è vero, perché se conte dei treni 18, 20, il porto sta prendendo forza, e De Agostino, pur limitato, perché lui è un italiano, cioè è espressione dell'amministrazione italiana, che poco c'entra col porto internazionale, però l'avevo, adesso l'avevo, aumenterà il teula, no? E quindi la fortuna, se i politici stessi tra i 20 dì, siamo seduti su una miniera d'oro, potremo estrarre sto oro qua o no? Grazie. Grazie Bruno, buongiorno. Bruno ha detto veramente, ha espresso veramente un sacco di opinioni e considerazioni sul tema, parlando della crisi industriale, ma anche di come secondo lui si potrebbe valorizzare molto di più il nostro territorio attingendo la ricchezza che abbiamo. Lei come si ritrova in questo ragionamento? Sicuramente, non essendo proprio esperto nella materia degli allegato ottavo, eccetera, però è vero che negli ultimi anni, con lo sblocco di alcune parti di questo allegato, insomma, la città ha avuto un grosso vantaggio, insomma, soprattutto dall'area portuale. È vero anche che il governo parla di possibilità, svariate possibilità all'interno di Trieste, è anche vero sì che come sindacato poco possiamo fare, insomma, anche perché attualmente mi sembra sì, tante belle parole, però abbiamo il Porto Vecchio che è ancora fermo a 2 anni fa, quando dicevano ormai è pronto, adesso partiranno i lavori, è tutto fermo, insomma, tranne qualche mostra, è tutto fermo, perciò è vero tutto, però insomma, non penso basti né solo la forzatura da parte degli intermedi, ma ci vorrebbe proprio la città nel suo complesso, no? Tutte le sue varie istituzioni a forzare la mano al governo centrale, perché altrimenti penso che tante belle parole, tante possibilità, però contiamo i morti alla fine e basta. E dopo le chiederò un'opinione sui cinesi a questo punto, che ne abbiamo già accennato, però ho una curiosità. Sentiamo il prossimo telespettatore. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno anche al suo ospite. Allora, il suo ospite è stato abbastanza profondo su un'analisi importante, che sarebbe quella dell'Europa, no? Cioè, noi parliamo della Francia, che dovrebbe essere europea, che è europea, come siamo noi italiani. Ma l'Europa non c'è. Fatto stesso che economicamente andiamo a confliggere con una realtà produttiva come la Sertubi, che ha ormai una storia, e dobbiamo andare ad agevolare i francesi perché sono francesi, perché hanno magari un peso politico diverso, ci troviamo sempre a scontrarci che alla fine della giornata rimaniamo con le pezze, dei calzoni, insomma, in poche parole. Cioè io dico, a questo punto facciamo una rivalutazione. Oggi un operaio alla Fincantieri di Monfalcone prende 4 euro il cingalese, l'operaio della Sertubi ne prenderà 15, diciamo, no? A questo punto qui, perché non cerchiamo di trasferire la capacità produttiva, la conoscenza, la scienza delle persone che hanno lavorato per anni alla Sertubi a Monfalcone, pagarli quello che è giusto pagarli, mettere le persone che lavorano cingalese e compagnia a lavorare a casa loro, senza, diciamo, fare esclusioni di carattere razzista, eccetera, eccetera. E vediamo di valorizzare la nostra risorsa, puntualizzando sugli aspetti importanti che sono del territorio. Cioè l'imprenditoria non è fatta da colui che va in politica, cioè va dal politico, si fa dare milioni, apre una ferriera che non serve, perché parliamo di lavorazione di metallo medievale. Cioè, le automobili, cari ragazzi, stanno andando da sole, non hanno bisogno di ferro, non hanno bisogno di alluminio, andiamo con la vetroresina. Cioè il fatto che
che il consumo e la fisica considerata nel spingere un motore di un certo peso ed una carrozzeria di un certo peso è diversa quando io utilizzo dei materiali diversi, per cui anche il consumo del gasolio, eccetera, eccetera. Per cui cerchiamo di focalizzare sulle realtà nostre, nostre nel senso non esclusivista, queste parole solite, sovranista, sei diverso, no. Cioè, cosa è che vale da noi? Il turismo? Il porto? Cioè, Venezia prende 400 milioni all'anno a far arrivare le navi. Prendiamo e diciamo, signore, venite a Trieste, con una riscafo vi portiamo a Venezia. Eccetera, eccetera. Cerchiamo di essere costruttivi e pensare al futuro piuttosto che continuare a legarci al passato con realtà che i nostri figli non vedranno se continuiamo ad andare avanti così. Cioè, una ferriera non serve. Il Sertubi che deve stare a fare il conflitto con il francese perché gli dice io ho il tubo più grande, più grosso, più piccolo, e il cinese domani mattina che ti vende il prodotto al 40% di meno, cosa vai a fare? Finisci, basta. Io chiedo al sindacalista, visto che l'operaio non è francese, italiano, tedesco, è operaio e lavora, quali sono le soluzioni, le predisposizioni, le volontà che questa forza lavoro può offrire o che può andare a cercare? Soprattutto può offrire senz'altro specializzazione, ma chiedo al sindacalista, questo secondo me dovrebbe essere un tema che vede al futuro e che cosa propone lui, va bene? Ok, buon lavoro, grazie. Grazie, grazie, buongiorno. Sì, quello che dicevamo prima, è la formazione degli operai. Cioè, purtroppo nei stabilimenti di oggi, soprattutto nei stabilimenti siderurgici, la manovalanza viene considerata di basso livello, no? Perché le lavorazioni sono quelle che, come diceva appunto prima il telespettatore, sono destinate a scomparire, perché sempre di più quel lavoro lo fa la macchina. Quindi le politiche attive che dicevamo prima servono proprio per dare una professionalità a queste persone in maniera da poter essere reinserite in un mercato che oggi chiede tutto un altro tipo di professionalità. E, nel mio piccolo come elettricista so che da 30 anni che faccio l'elettricista oggi è un altro mestiere. Oggi devi imparare a interfacciarti con le macchine. È completamente diverso dall'elettricista di prima che andava con il nastro isolante a attaccare due fili. Una manovalanza che da 10 anni magari fa dei ritocchi in vernice su un tubo non serve più, difficilmente viene reinserito in un altro ambiente. Quindi l'importanza delle politiche attive è proprio questo, prendere le persone e formarle su quello che serve. Su quel che riguarda i cingalesi che diceva prima, là sfonda una porta aperta, perché io sono dell'idea che anche nelle aziende dove le ditte che vengono a fare le pulizie vengono pagati 4 euro all'ora, lì anche lì c'è uno sbaglio di fondo, cioè le aziende grosse che prendono le persone devono prendere aziende che trattano le persone in un determinato modo, sennò si tratta di favorire lo schiavismo, no? E i cingalesi che prendono 4 euro all'ora, è chiaro che a un'azienda conviene prendere 10 persone a 4 euro all'ora che fanno un lavoro in 10, che magari l'italiano lo fa da solo, però quelle 10 persone se si fanno male, se ho bisogno di cambiarle, faccio presto, no? Ho lo scambio velocissimo. Gli italiani a 15 euro sicuramente danno un po' più di professionalità, però comportano anche tutta una serie di cose che l'imprenditore vuole fare a meno. E qua il governo deve intervenire con il salario minimo che deve essere garantito a una persona di qualsiasi nazionalità sia e che dipenda dalla professionalità e non solo dal io faccio 20 ore al giorno perché basta che mi prendi. No, deve essere professionale, pagato il giusto e allora a quel punto penso che non ci sia concorrenza. Ci devono essere regole univoche, chiare, precise, quindi esatto. Dice lei. Penso che dopo a quel punto la concorrenza tra un operaio italiano professionale e uno X scompare del tutto, perché insomma a quel punto se devo spendere 15 euro per una persona che non parla l'italiano e magari lavora così così, spendo 15 euro e prendo una persona preparata, sicuramente. Bene, già un'altra telefonata, allora pronto? Pronto? Sono in linea? Buongiorno. Pronto, sono in linea? Prego. Mi sentite? La sentiamo, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno, un saluto alla redazione, un saluto al gentile ospite. Buongiorno.
Allora, prima mi rifaccio un'affermazione del signor ospite, il signor Pepe, sì. In cui ha detto sì, non si vedono risultati su Porto Franco Vecchio. Prendo lo spunto da quell'affermazione per un po' a configurare come la situazione sindacale triestina attuale in termini proprio di battaglia diciamo, per la difesa dei posti di lavoro. Allora, prima di tutto siete specificare la cosa, il Porto Franco Vecchio è fermo, è bloccato, perché ci sono una marea e mezza di ricorsi legali sopra quello che è stato fatto. Cioè, la perdita di terreno buono con, diciamo, autorità portuali nel passato che non hanno fatto il loro lavoro, nel senso di valorizzare un'area, il loro possesso, un'area demaniale e desmanializzata il loro possesso, cioè, scusi un attimo, zona franca, e in più con il discorso della legge russo, quello che hanno fatto della desmanializzazione. Lì ci sono tanti di quei ricorsi che il comune e chi è interessato se li sta tranquillamente zitti. Fa passare alla popolazione, diciamo, una parte minima dell'informazione, ma infatti c'è una battaglia legale molto forte, molto marcata. Però io quello che voglio dire è che voi, diciamo, del sindacato, parlando in generale, non della sua persona, state conducendo delle battaglie ormai obsolete, perché il sindacato non si fa più con lo sciopero come state facendo voi, non si fa più con i picchetti come state facendo. Questo andava bene negli anni 70. Il sindacato deve a un certo punto, per affrontare e vincere questa crisi, dotarsi di mezzi. Una cosa che dovrebbe fare, io personalmente, a me dispiace e mi fa male dirlo, voi, diciamo, come classe operaia triestina, non siete all'altezza di gestire questa crisi, ma non perché siete, diciamo, degli handicappati, non per questo, perché se lei è elettricista, si è specializzato a fare elettricista e non ne capisce niente di management, non ne capisce niente, diciamo, di come si conduce un'azienda, non ne capisce, diciamo, di politiche aziendali, ecco perché. Allora, il suggerimento che io le posso fare, perché io sinceramente ci tengo che lei lavori, perché lei è una ricchezza per la città, è quello che voi come sindacato andate a cercare qualche manager in pensione e in Camera caricate di chiedersi aiuto di capire come si gestisce la crisi che voi state passando, perché voi come la state conducendo adesso siete esattamente pilotati o dagli immobiliaristi o dai speculatori immobiliaristi o da veri che portavate sui interessi, voi siete praticamente la parte in mezzo. Invece se da portare dei programmi ben definiti, credibili e soprattutto, diciamo, redditizi per l'una parte e per l'altra parte. A Rivedi cosa interessa? A Rivedi interessa far profitto, a lei cosa interessa? Interessa lavorare. Se a un certo punto a Rivedi mi dichiara che è interessato alla zona franca della sua zona, a questo punto è inutile che andate a parlare a tempo sulle emissioni del forno a caldo. Quello lì è una cosa inutile. Si dice, Rivedi, caro Rivedi, guarda, ho parlato della classe politica, ti offro un pacchetto chiave in mano di, diciamo, zona franca della tua zona, però in cambio devi darmi questo. Questo si fa, un ragionamento simile lo può fare, diciamo, uno che ha lavorato all'interno del sistema e, come ho detto prima, le suggerisco caldamente di andarvi a trovare un ex manager che vi insegni a trattare. Niente di personale, massima stima, sono con voi, però purtroppo il mondo si è evoluto in altra maniera. Grazie, buongiorno. Buongiorno, grazie. Ha ragione, infatti io come RSU, perché vi ricordo sono rappresentante degli operai, faccio parte di una sigla sindacale, questo mi dà ampia libertà, però da parecchi anni noi stiamo facendo questo tipo di discorso, come diceva poc'anzi il telespettatore. Avevamo anche nel 2012 portato un imprenditore coreano che voleva produrre a Trieste, comprare lo stabilimento e fare il tubo, proprio come diceva lui, perché un imprenditore era interessato ad avere uno stabilimento che vergesse verso l'est Europa, lo stabilimento era in crisi, avevamo fatto questo, purtroppo poi sempre interfacciandoci con dei manager che hanno portato avanti un progetto, una progettualità, addirittura si pensava di spostarlo a Servole, quindi c'era tutto un progetto. Purtroppo si arriva prima o poi a scontrarsi con dei vertici politici che non ti permettono di andare oltre. Sicuramente
sarebbe da interpellare una persona che abbia proprio dimestichezza in quei vertici, in quegli ambienti, per poter superare gli ultimi scalini. Noi ormai in Sertubi stiamo già valutando l'idea che la fabbrica non esista più, perché lo sappiamo che il tubo ormai è una cosa che è inutile nemmeno perderci del tempo, però è difficile trovare alleanze che favoriscano un qualche insediamento nuovo che non vada in qualche maniera a beneficiare anche a terze parti, no? Quindi ci deve essere tutti che beneficiano di un certo vantaggio perché le cose vadano in porto. Basta che una delle parti non veda un vantaggio per sé che le cose si bloccano. Quindi una situazione da gestire, sì, da gestire in maniera diversa, come dice il telespettatore, sì, o comunque... Sicuramente il sindacato come formato oggi, io penso che abbia ragione il telespettatore, che non abbia né le conoscenze né la forza per portare avanti delle battaglie che oramai non sono più la semplice battaglia dello stabilimento, cioè si parla tutto di ormai di Europa e quindi... discorso molto più ampio. Noi abbiamo uno stabilimento di 70 persone, però i discorsi che dobbiamo fare sono su un prodotto di il tubo che vale a livello mondiale, di concorrenze spietate a livello europeo, con delle manovre a livello europeo pesantissime, che è di fatto un sindacato può poco, insomma, combattere. Ci vuole veramente l'esperienza o di un grande manager o di un governo che ti supporta, altrimenti la battaglia si perde sicuro. Prossima telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Fabio. Volevo, se possibile, dire un paio di cose. Allora, la prima, l'attività portuale in realtà è un moltiplicatore a 3 dei posti di lavoro ed è l'unica attività che moltiplica per 3 i posti di lavoro, nessun'altra così. Quindi sicuramente io credo sia corretto pensare nel investire, puntare su qualche cosa che crei oggi posti di lavoro e piuttosto non li tolga. Io sono convinto che un operaio, giustamente, ha voglia, vuole lavorare, vuole portare uno stipendio a fine mese. Il tipo di lavoro che faccia, sono convinto che sia indifferente, purché porti a casa uno stipendio per sfamare la famiglia. E, diciamo che la ferriera oggi oltretutto non offre, tra l'altro, la salute, no? Delle persone, quindi sicuramente non è un ambiente salubre dove una persona può lavorare. Abbiamo visto, sono state fatte anche delle ricerche, degli studi, proprio sullo stato di salute degli operai. Io direi che uno Stato serio dovrebbe soprattutto salvaguardare la salute degli operai, del personale che lavora e dei cittadini. E quindi questo è un fattore basilare, perché uno non può pensare di arrivare a vendere la sua salute per un posto di lavoro. Questa è follia, questa è follia pura. E quindi una persona che io ho sentito le persone dirmi so che lì dentro uno si può ammalare, ma ho un posto di lavoro. È da piangere quando le persone cominciano a ragionare in questa maniera qui. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la tanto amata globalizzazione, molto amata, diciamo, da sicuramente dai poteri forti, sta creando in maniera inesorabile nuovi schiavi disposti a vendersi per pochi centesimi di euro. Questo è un sistema che deve essere chiaramente, diciamo, in qualche modo bisogna cercare di resistere, di combatterlo, no? Di combatterlo fino alla fine, perché altrimenti la fine sarà nostra, sarà quella dei lavoratori, in sostanza. E il discorso del Porto Rico, si parlava prima, è tutto fermo. Il Porto Rico è tutto fermo perché ci sono appunto dei grossi ricorsi pendenti dove effettivamente l'area demaniale non è quella italiana, è un'area demaniale del territorio di Trieste. E questo chiaramente la dice lunga su tutte quelle che sono, come si parlava prima, le potenzialità, perché nel fondo parliamo di territorio di Trieste e di mani del territorio di Trieste, parliamo chiaramente della nostra zona franca, del porto franco internazionale, e parliamo di una possibilità enorme, immensa, fantastica, di una città franca internazionale, dove effettivamente Trieste diventerebbe una Monte Carlo, in bella sostanza, e non certo una città che ormai da troppi anni sta viaggiando nella sua ombra. Quindi direi che le potenzialità di sviluppo sono enormi, sarebbero enormi in tutti i sensi. Quindi chiaramente dal punto di vista lavorativo io direi che questa potrebbe essere una soluzione reale, concreta,
per l'occupazione dei nostri giovani, perché se noi non diamo futuro ai nostri giovani, lo neghiamo, i nostri giovani non potranno costruire assolutamente nulla, il futuro sono loro. Non stiamo negando il futuro a questi ragazzi qua. Noi guardiamo l'incubatore di impresa, ad esempio, no? Cioè nell'area Sam Park. Allora, se io su 10 imprese mi ritrovo 8 che muoiono di morte prematura perché non riescono a svilupparsi in questo modo estremamente aggressivo, è gravissimo. È gravissimo. È un segnale veramente terribile, no? E quindi dobbiamo, io credo, valutare tantissimi fattori. Oltretutto cercare di sfruttare al meglio le risorse che abbiamo per rilanciare il nostro territorio, cioè non andare a investire, perdonatemi, su una ferriera, un mare caldo, milioni di euro, per che cosa? Ma per che cosa? Non solo sono soldi pubblici, quindi soldi, diciamo, fuori dalle tasche delle persone e dei lavoratori, è già questo, investire male i soldi è un dramma, no? Però effettivamente non si fa sviluppare un'area in maniera seria. Quindi io direi l'attenzione nei confronti del denaro pubblico anche, che poi si ripercuote sui lavoratori, dando magari anche false speranze soprattutto, questo è un errore enorme. Quindi io concordo con il sindacalista quando ha detto dobbiamo agire per tempo e non trovarci poi, diciamo, in mare con delle barche affondate, come ha capito. Correttissimo. Bisogna iniziare a lavorare ben prima, perché i lavoratori, le persone hanno diritto al posto di lavoro. L'Italia è un paese fondato sul lavoro, non dimentichiamolo mai, il lavoro non è un privilegio, no? Perché per anni si parla troppo che il lavoro è un privilegio e il lavoratore un privilegiato. Obiettivamente si va contro la Costituzione quando si parla così. E quindi io direi che è un tema estremamente delicato, quello del mondo del lavoro, quello e soprattutto quello dell'occupazione. Ecco, io vi ringrazio per avermi concesso così di affermare queste mie idee e vi auguro buona giornata. Buon lavoro. Grazie, buongiorno. Un intervento lungo ma oserei dire necessario per spiegare bene, cioè perché il telespettatore giustamente voleva esaurire l'argomento e l'ha spiegato molto bene. Poi i tempi cambiano, no? Quindi sì. Alcuni dicono addirittura che adesso non voglio lanciare la patata bollente, quindi non è un giudizio personale assolutamente. Alcuni dicono che abbiamo una Costituzione ormai vetusta per il mondo di oggi, non so come dire, perché l'Italia è un paese fondato sul lavoro, ma se adesso ci leggiamo tutti gli articoli della nostra Costituzione, alcuni ci sembrano molto lontani nel tempo ormai. E poi c'è il fattore tecnologia, che come accennavamo anche prima, anche per riallacciarci a tutto ciò che sì. Ha detto il telespettatore, più vai avanti più le macchine faranno il posto tuo, quindi se non c'è una riconversione immediata delle mansioni è chiaro che molte persone si ritrovano a non sapersi adeguare al mondo che viene sostanzialmente. Certo, qua sicuramente bisogna partire dalle scuole e cominciare a cambiare anche ciò che si insegna nelle scuole, perché comunque il mondo cambia, quindi tutto il tipi, i tipi di lavoro che fino a 20 anni fa erano di prima fascia oggi diventano quasi obsoleti, no? Quindi bisogna assolutamente cambiare l'istruzione, a cercare di riconvertire quelli che sono già nel mondo del lavoro, e sicuramente bisogna andare verso un nuovo tipo di mansioni e di lavori, insomma ormai interfacciarsi con le macchine è diventato comune in qualsiasi stabilimento che voglia definirsi tale e che voglia essere competitivo, perché un stabilimento che ancora rimane indietro nel tempo perde di competitività, perché sicuramente uno stabilimento all'avanguardia ha meno costi sia per quanto riguarda il costo del lavoro ma sia anche come produzione molto superiore, quindi abbatte i costi. Bisogna assolutamente cambiare mentalità, qualcosa si comincia a vedere, però siamo ancora anni luce rispetto a una Saint-Gobain francese che insomma ha uno stabilimento, uno dei tanti, uno fa solo brevetti, quindi sta ogni anno tira fuori uno o due brevetti sul tubo, e questo aumenta la competitività nel mercato, aumenta anche una sorta di privilegio, perché è l'unico che fornisce certi materiali e certi composti su un prodotto che di per sé è povero, il tubo, e quindi aumenta la competitività, aumenta i suoi introiti di prodotto, quindi siamo molto lontani. Molto lontani da quei tipi di idee, quindi bisogna sicuramente cambiare marcia, altrimenti sì,
turismo va bene, però non c'è solo quello. Esatto. Certo, assolutamente. Bene, allora recuperiamo. Prossima telefonata, mi pareva che ce ne fosse una in coda. Sentiamo, pronto? No, caduta la telefonata. Ok, allora posso parlare quindi di cinesi. Arrivano questi cinesi, è stato firmato il memorandum Italia-Cina, non solo per il porto di Trieste, anche per quello di Genova, ma io ogni volta all'ospite, quando rivolgo questa considerazione, domando: ma questi cinesi che arrivano, indipendentemente di dove si ingeriranno, anche magari dalla proprietà di Arvedi, chi lo sa, perché lì vicino c'è la piattaforma logistica, lì della Ferriera, ma loro porterebbero occupazione, oppure sappiamo che magari i cinesi, che sono famosi per ingerirsi nei mercati mondiali, vedi l'Africa, vedi l'Asia, eccetera, alcuni pensano che si possono portare i capi, si portano i dirigenti si portano i quadri si portano gli impiegati, di conseguenza favoriscono un'occupazione però da parte loro. Ma possono far bene anche a noi, o questo memorandum firmato con l'Italia è una cosa cercata esclusivamente per i loro interessi? Perché se poi abbiamo firmato anche noi, vorrei capire se c'è il rovescio della medaglia. Ecco. Questo sicuramente occupazione vera e propria per quanto riguarda sul nostro territorio, penso non sarà proprio tantissima. Quello che io così ho la preoccupazione è che questa intesa così tra Italia e Cina sia stata fatta più per una questione di importazione e esportazione del marchio Made in Italy verso la Cina, che prima erano molto limitate, adesso invece avranno un incremento, e quindi a livello di importazione ed esportazioni potrebbe avere un vantaggio per certe aziende, ma per quanto riguarda insomma quello che faranno nel porto di Trieste o... Secondo lei verranno coinvolti lavoratori triestini o comunque lavoratori residenti a Trieste? Secondo me qualcuno sì, ma saranno una minima parte di quelli insomma che attualmente hanno paura o rischiano o sono già in cerca di lavoro. Non credo che daranno un gran sviluppo, una gran occupazione, non credo. Qualcosa sicuramente faranno, ma sappiamo che almeno da quello che conosciamo i cinesi di solito fanno questa piccola invasione con i propri uomini, e le persone che prendono sono quelle che servono per indirizzarli nelle strade e nei modi di fare, che imparano presto, e poi insomma l'occupazione sarà limitata, penso, a poche persone. Non credo ci sia un gran sviluppo occupazionale con i cinesi, non ci credo. Quindi poi vedremo come e quando proseguiranno. Speriamo ci smentiscano, insomma, che ci sia. Bene, allora prossima telefonata, pronto? Buongiorno Bruno, secondo intervento. Buongiorno Bruno. Buongiorno. Ecco, volevo dire che al signor, no? Lei che la si occupa della Sertubi e l'ha detto, abilito, no? Noi praticamente sentimo già, così parafrasando, la campana a morto di questo, no? Ecco, quindi praticamente la dà per scontare che difficilissimo sarà salvare i porti della Sertubi, ecco, come che sarà difficile salvare gli altri porti delle altre crisi e roba del genere. Dopo lì prima le ha fatto un'affermazione rispetto a quel che ho detto, cioè bene quel che ha detto il signor Fabio, e il signor Fabio da parlare della realtà di Trieste, per esempio il signor Gino da parlare della situazione internazionale, faccio un piccolo cappello, Conte che se andai in Europa a discutere per l'Italia, allora se delle riunioni, cioè questo scrivi un giornale, se delle riunioni che vi fate mi pare alle 5 dopo pranzo eccetera, però i vari rappresentanti degli stati va un'ora prima e parla, no? Il rappresentante francese parla con il tedesco con il lussemburghese eccetera, quando che si presenta Conte nessuno vuole parlare con lui, tutti fa finta che parla tra di loro e vuole parlare, tanto se vero che il giornalista dice Conte non va più mezz'ora prima e va puntualmente alle 5 per evitare che di essere così escluso e essere messo a mare. Questo è scritto sul giornale, quindi questa è la situazione in Europa. Dopo, per quel che riguarda l'Italia, dopo lì l'ha detto, non so, sono poco informato,
Cioè, questo sulle affermazioni del signor Fabio, sulla federazione del quel, con quel che ha detto Patuanelli, con quel che ha detto qua a Trieste, roba del genere. Siamo, no, città-stato. Noi siamo l'Europa, cioè Trieste, non c'entra niente né con l'Europa né con l'Italia. Prendiamo Singapore, adesso non credo. Lì la devi avere certezze. Dopo che ha detto la Costituzione, domandate rispettare la Costituzione. Voi non dovete fare una battaglia per una legge, chiedere iscritti. A voi, voi dovete andare come corpo intermedio, da soli, voi, senza, perché la gente non viene più. Dove dire, vogliamo il riconoscimento di una legge, vogliamo il porto franco internazionale. Adesso lì la dice no alla Cina. Oltre che la Cina, viene la Cecoslovacchia, si vignù la Baviera, e gli ho fatto quella, ma di cosa che la parla? Dopo lì la dici, sì, ma la classe politica qua a Triestina, dal 47 in poi, non ha seguito le direttive dell'Italia, non vuoi. Allora cosa si fa adesso? Allora la somma di nuovo della campagna morto. Adesso non credo che vignerà, sarà i cinesi, gli farà due baracchette, ma che discorsi? Allora cosa? Non so, andiamo tutti in depressione, no? Perché siamo già in depressione perché rischiamo la disoccupazione. In più le dici non possiamo fare niente, allora de profundis che la mafia te domine. Andremo che noi, chi che poi, no? Andremo in Slovenia oppure andremo alle Canarie. Questo si deve fare, adesso mi non ho niente contro di lei, per l'amor di Dio, sarebbe i gruppi sindacali, CGL, CISE, UIL, dire, abbiamo, come ti ha detto Famo, abbiamo pazientato abbastanza, ora basta, vogliamo i diritti sanciti nella Costituzione. Se lì la legge, lo statuto permanente del territorio di Libero di Trieste, c'è tutto scritto che abbiamo diritto alla nostra rappresentanti amministrativi, un nostro governo, una nostra polizia, e benedetto, e adesso le dici lei il porto, e il rapporto franco dell'Austro-Ungheria è imperiale, è imperiale, Singapore, se la gente guarda in internet, cerca Singapore, vedi che città che è, le miliardi, la grattacieli con giardini, ma benedetto, adesso lei il porto non farà perché il cinese... cioè adesso a parte ognuno può essere, ecco, noi voi domandate quel che ne spetta per legge e non dovete far sforzi e roba del genere, e la classe politica qua, la classe politica non vuole, ci sono Polidori che si sbrissa, che ha detto sì potessimo avere eccetera, ecco, allora adesso visto che si sbrissa lui, devi parlare con lui, no? Grazie, arrivederci. Grazie, buongiorno Bruno è... gli sta molto a cuore il tema di Trieste, città appunto franco, quindi tira fuori spesso questo discorso. Ma è veramente così la situazione? Cioè noi in quanto Stato italiano siamo talmente svalutati anche dall'Europa, oppure c'è margine di miglioramento, non vediamo un orizzonte, anche la politica di adesso, no? Questo governo giallo-verde che si sta rapportando con l'Europa, però l'Europa su un sacco di riforme gli sta facendo muro, perché secondo lei? Hanno iniziato ad avere questo atteggiamento un po' di scontro verso l'Europa, però mi dà come l'impressione di un governo che vorrebbe fare 100 e si ferma a 50, perché va allo scontro in Europa, però poi alla fine tutto quello che l'Europa poi ci dà come sotto forma di varie sanzioni eccetera le assorbiamo e non facciamo nient'altro. Protestiamo, però poi ci diciamo purtroppo siamo in una condizione che l'Europa non ci ascolta, non possiamo fare niente per aiutarvi. Insomma, se veramente vuoi forzare la mano, vuoi veramente alzare la voce, allora a questo punto bisogna anche dire in Italia facciamo quello che vogliamo fare anche con le imprese che vengono a lavorare in Italia, allora che lavorino prima le imprese italiane. Non puoi andare a protestare e poi fare dei bandi dove sono previsti le multinazionali straniere che lavorano in Italia e non hai la forza di andare
a protestare in Europa perché ti sei messo in cattiva luce, perché facendo così ti tagli le gambe da solo. È quello che sta succedendo con noi e quello che succede con tutte le multinazionali che sono in difficoltà. Tornando a parlare di Sertubi, è da considerare una situazione ormai in caduta libera oppure c'è un margine? La regione può ancora intervenire? Si può... Non credo, perché la situazione è a livello proprio europeo, quindi l'azienda adesso ha solo rinviato la decisione di una decina di giorni, quindi a fine mese, i primi di luglio, darà la sua definitiva decisione. Noi ormai per quello stiamo valutando varie ipotesi per poter far dell'altro in quell'area, perché noi siamo già insomma sicuri del destino. Purtroppo questa azienda in 7 anni ha fatto 250 vittime, insomma, quindi penso sia la crisi più grossa sul territorio. Far proteste in piazza, eccetera, abbiamo visto nel 2012, siamo stati 4 mesi in piazza con i container, non serve a niente, perché quando un privato va via, decide di andare via, già senza darti motivazione è difficile tenerli, con le motivazioni che ha adesso l'agenda, non ci resta che lavorare come stiamo facendo già da gennaio, continuare a lavorare con le istituzioni per cercare di mettere a lavorare il più presto possibile tutte le maestranze. Insomma. Prossima telefonata allora, pronto? Pronto? Buongiorno? Pronto? Sento il ritorno della mia voce ma non sento il telespettatore. Pronto, c'è qualcuno? Sì, pronto. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Ascolti, allora, volevo dire solo questo. Noi per 50 anni abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, primo. Secondo, quando è subentrato l'euro, il 90% della gente, cosa che non hanno fatto in Austria, che se faceva qualcuno una cosa così le mettevano in galera, invece che la L, hanno tolto la L e l'hanno messo la E, perciò hanno votato tutti i risparmi delle persone. Secondo, tutti quanti volevano che i figli studiassero, professori, dottori, ingegneri, tutto insieme, che posti di lavoro però non sono stati creati, di conseguenza l'apprendistato, meccanici, idraulici, installatori, siamo a zero. E specialmente nell'edilizia, lavorano solo che persone extracomunitarie o se no gente che viene dalla Croazia, dalla Serbia. Nelle case di riposo lavorano solo stranieri, perché? Perché nessuno voleva andare a lavorare un lavoro così degradante. Ecco, di conseguenza la disoccupazione, se riguarda le persone occupate, non solo, però alle persone diciamo comunitarie che venivano, Ucraina, Serbia, Slovenia, Russia, indifferente, venivano dati meno contributi, pagati, cioè se li assumevano i contributi erano minori a quelli che pagavano agli italiani o ai triestini, insomma. Di conseguenza questo, c'è stata anche la disoccupazione, perciò lavorano più stranieri che noi diciamo triestini. Seconda cosa, i stranieri cosa fanno? Prendono, sì, fanno 7 ore, poi se fanno 3-4 ore in più non viene pagato lo straordinario ma viene dato in nero, e così non pagano neanche tanti contributi come dovrebbero essere pagati. Ecco, quando c'è stato il cambio dell'euro, il 90% ha messo da dove c'era la L, cioè l'ira, ha messo E, perché raddoppiamo. Le faccio un esempio, a officina io compravo sempre dei tappetini per mettere avanti la cucina, costavano 19.500 lire. Quando sono andata dopo un paio di mesi che mi serviva, erano 19,50 euro. Il padrone della drogheria è sono aumentati i prezzi, io non ho acquistato, di conseguenza questo dopo 3 mesi ha chiuso, perché c'erano persone intelligenti che vedendo questo cambio non acquistavano. Ecco, questo è tutto. Di conseguenza hanno votato i soldi delle persone, votato i soldi bancari, le paghe sono rimaste al punto, e questo siamo nella fino sopra i capelli. Io la ringrazio, buongiorno. Buongiorno, grazie signora. Beh, è interessante, soprattutto da dove è partita la riflessione. È da 50 anni che abbiamo vissuto per 50 anni al di sopra delle nostre possibilità. Può essere vero, sì.
E poi, giustamente, ha continuato esplicando il suo ragionamento. Ci ritroviamo in quello che dice. Può essere vero, sì. Abbiamo passato un periodo dove veramente abbiamo vissuto un po' al di sopra. E parlo proprio a livello familiare, il nucleo familiare viveva veramente nella bambagia, no? Per un periodo. Certo adesso tornare indietro è difficile. Certo adesso tornare indietro è molto difficile, e la difficoltà di tante famiglie adesso non è più il fatto di dire siamo in quattro con quattro auto in famiglia. La difficoltà adesso per tanti comincia a essere anche averne una. Quindi la differenza comincia a essere pesante, ti senti molto più povero, quindi la gente comincia ad andare molto 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 più in crisi. Non aiuta sicuramente questa globalizzazione selvaggia senza controllo, che fa sì che la concorrenza sia talmente elevata a livello economico che veramente diventa complicato. C'è una persona che deve andare a fare delle pulizie in un albergo piuttosto che una casa di riposo, e che lavora sabato e domenica e porta a casa 400-500 euro. Insomma, difficilmente l'italiano che magari ha il marito che lavora e che comunque riesce, tra virgolette, a sopravvivere, magari dice: sai cosa, faccio magari io qualche ora in più, stai a casa con i bambini, no? Mentre chi viene dall'estero le 500 euro le prende, e magari la prossima volta saranno 450 e poi si va al ribasso, no? Il salario minimo penso sia la cosa che debba essere messo in campo il prima possibile, perché non si può pensare oggi con il caro vita che c'è oggi, cioè 5 euro all'ora è una cosa lorde, è una cosa propriosa veramente, se si pensa che un'ora di parcheggio sono 2 euro, no? Quindi sì, veramente stiamo diventando una follia totale. Una follia. Allora, leggiamo la seconda mail di Luca, nostro telespettatore, che ci fa un'altra riflessione. L'Europa si presenta unita e compatta quando c'è da distribuire e imporre austerity a destra e a manca, salvo poi riproporsi come un insieme di singoli stati, ognuno dei quali si cura solo esclusivamente del proprio orticello, quando vanno fronteggiate le crisi industriali di questo o quel paese, specialmente quando questo o quel paese sono in posizione di subordinazione rispetto ai paesi cosiddetti forti. L'Unione Europea mi pare un'unione solo a giorni alterni e solo quando le fa comodo. Beh, è interessante, è quello che abbiamo parlato finora. L'Unione Europea al succo è un'Unione Europea a livello economico, no? Cioè, nient'altro, perché non c'è una politica industriale europea, perché se ci fosse non ci sarebbero problemi come i nostri, perché essendo in tre, due produttori grossi e uno più piccolo che fa un prodotto, si fa un progetto industriale, insomma, si potrebbero unire tutti sotto un nome e ogni stato fa il suo prodotto, ma non esiste, c'è concorrenza spietata più che con i paesi extra UE. Quindi alla fine è un'unione monetaria dove chi ha un'economia più forte comanda sui più deboli, non c'è unione militare, non c'è un'unione industriale, non c'è niente, cioè, è proprio è stato fatto probabilmente forse per agevolare anche scambi commerciali cioè, perché è stata fatta un'unica moneta e poi ci si è fermati lì, no? Secondo me forse l'idea era buona, ma è stata portata avanti male e portata avanti proprio così. Alla meno peggio, basta stare tutti insieme, basta, però non c'è una logica né industriale né di nessun tipo, cioè, infatti di fatto vediamo, insomma, Francia e Germania fanno il bello e il brutto tempo e gli altri si accodano, nonostante l'Italia comunque sia la terza potenza, no? E come industria in Europa e potrebbe dir la sua, ma viene trattata veramente come il figlio, diciamo, adottato. Da tenere là, è già buono che sei con noi. È una sensazione che hanno effettivamente in molti. Bene, prossima telefonata allora. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Fabio, secondo intervento. Scusatemi. Allora, volevo dire una cosa sul discorso che di te per 50 anni ha vissuto solo per le proprie possibilità.
Allora, dobbiamo tenere in presente una cosetta che poi non è banale. Da quando è iniziata la crisi, che poi oltretutto una crisi nata negli Stati Uniti e poi questa crisi si è espansa in tutto il mondo, anche in Italia, e quindi non è una crisi italiana sistemica, è una crisi veramente mondiale, no? L'Italia ha avuto dei suoi problemi interni, ma lasciamo stare, però alla fine in questo paese è iniziato un mantra. Il mantra è: il lavoro è un privilegio, chi lavora è un privilegiato, e l'Italia, gli italiani hanno vissuto sopra la possibilità. A me questo personalmente fa veramente arrabbiare. Perché fa arrabbiare? Perché non è vero. Un operaio si è spaccato la schiena prima e se la spacca oggi, solo che una volta aveva probabilmente sicuramente più diritti, aveva più tutele, il sindacato esisteva e aveva forza. Oggi non ha più diritti, non ha più tutele e il sindacato non ha più forza, perché tutto questo gli è stato tolto. Allora, il giochetto che si sta facendo, secondo me, e bisogna anche ragionarci molto molto bene sopra, è un giochetto veramente infimo, sulla pelle delle persone, no? Perché uno stipendio in lire di un operaio, prima, diciamo, a spam, adesso io non vado a entrare, diciamo, nel merito dei dettagli, 1.200.000 lire. Arriva l'euro, 1.200 euro. Qual è la differenza tra 1.200.000 e 1.200 euro? Che di fatto quello stipendio ha perso potere d'acquisto. Poi, chiaramente, non c'è più il recupero dell'inflazione, perché non è più automatico. E questo è un danno enorme sullo stipendio delle persone, perché ovviamente è chiaro che uno ha lo stipendio sempre fermo. Blocchi contrattuali non stanno portando solamente povertà e incertezza nel mondo del lavoro. La piccola e media impresa, che è il tessuto sociale dell'Italia, sta morendo. Ovviamente ci sono sempre meno entrate erariali, è ovvio. Lo Stato, che per avere entrate erariali inizia a tassare sempre di più, ma tassa chi? Chi o meno non ha più soldi per vivere. Quando l'Italia ha 1.800.000 poveri assoluti, questo dato qua deve far pensare molto seriamente a qual è la situazione del paese. E poi casualmente sentiamo che i ricchi, quelli veramente, diciamo, forti, stanno aumentando di numero, ma guarda caso. Allora, ci sono dei dati che sono effettivamente importanti. Diciamo, gli Stati Uniti d'Europa, detti anche Comunità Europea, grande sogno, no? Liberale, liberista, chiamiamolo come vogliamo, sono un danno in realtà enorme, perché ci si sta confrontando con economie totalmente diverse e le multinazionali non hanno alcun interesse di gestire una città commerciale dove magari le tasse sono più alte di un altro paese, magari tutti i paesi dell'ex est Europa, o fatto di Varsavia anche, no? E quindi fanno saltare posti di lavoro, si trasferiscono dove hanno dopo costa meno. E questo serve Comunità Europea, questo è il suicidio europeo, è il suicidio dei popoli, è il suicidio dei diritti dei lavoratori. Questo sicuramente sì, ma è voluto. E l'Italia ormai è nelle mani delle multinazionali, è una colonia americana, non ha alcuna, è un paese, io lo chiamo a sovranità limitata, e la paga tutta, purtroppo la paga tutta. Non c'è un'indipendenza economica seria, non c'è nemmeno, diciamo, se noi vediamo, l'IRI ha venduto tutto a suo tempo, l'IRI non ha tenuto quasi niente, ha cartolarizzato tutti i beni dello Stato. Lo Stato siamo noi, è importante, questo ce lo dimentichiamo sempre. Quindi alla fine, se noi siamo lo Stato, dovremmo prestare attenzione a quello che abbiamo. Lo Stato a questo punto ha fatto da ammortizzatore sociale soprattutto per il Sud, è lì che ha pensato. E questo è un altro dramma del paese. Se noi vediamo, è stato pubblicato su Sole 24 Ore, questo pochissimo tempo fa, un prospetto dell'Italia a livello di PIL, no? Allora noi vediamo che il centro-sud non produce PIL e il centro-nord produce PIL, quindi chi traina l'Italia è il centro-nord, il sud è il traino. In queste condizioni io mi chiedo come si può pensare di andare avanti. O il sud si rimbocca le maniche, si sente far parte integrante di un paese, di un sistema paese, e incomincia a lavorare, oppure il nord collasserà, perché è una questione solo di tempo, no? Ecco,
questa era un po' così le mie osservazioni, perché quando io mi sento dire che l'italiano è vissuto sopra le proprie possibilità, non è che le pensioni a 18 anni se mesi un giorno abbiano rovinato il paese a livello strutturale. No, non è questo, sono altre cose che hanno rovinato il paese a livello strutturale, non le pensioni, anche le pensioni, ma non è tutto qua. Perché oggi noi vediamo che i lavoratori non hanno, cioè, ecco, facciamo un esempio. Poi io Fabio, sì, mi dispiace interromperla, ma è da 5 minuti che sta parlando, okay, quindi grazie, devo andare in pubblicità. Grazie comunque, grazie. Adesso risponderemo ai suoi commenti, ma dopo la pausa pubblicitaria, fra poco. Bene, rieccoci a Sveglia Trieste, abbiamo giusto 2 minuti e mezzo per rispondere brevemente alle considerazioni dell'ospite, quindi ovviamente per oggi stop alle telefonate, io comunque ringrazio i telespettatori. Allora, ha fatto una lunga riflessione Fabio prima, obiettivamente viviamo in un periodo storico dove ci si sta anche ribellando un po' poco, non so come dire. Sì, ma la forza per ribellarci comunque ci viene tolta anche da questa differenza tra domanda e offerta che diventa sempre più pendente dalla parte della domanda. Questo mette in grossa difficoltà un sindacato a convincere le persone a scendere in piazza o a protestare, anche perché insomma c'è difficoltà, perché la gente che lavora si sente fortunata. Purtroppo, come diceva prima, non è una fortuna lavorare, ma si arricchisce il paese, quindi dovrebbe essere un privilegio del paese avere persone che lavorano. Purtroppo adesso invece è diventato una fortuna per te lavorare, no? È difficile, io da qualche tempo così ho proposto di fare una manifestazione assolutamente pacifica, ma dove scendano in piazza tutte le persone per denunciare un fatto, che la città rischia il collasso, cioè la città rischia, in un momento di crisi dove magari più aziende potrebbero andare in crisi, ecco, rischia veramente un collasso. Quindi secondo me un chiarimento con le istituzioni locali andrebbe fatto il più presto possibile, senza protestare, senza mandare la gente a perdere denari che non serve, ma insomma qualcosa di più, far sentire una massiccia, far sentire presenza, una presenza massiccia di quelle veramente importanti, esatto, quindi esatto, dare una sveglia alle istituzioni che insomma comincino a preoccuparsi del futuro della città. Bene, grazie a Michele Pepe, RSU Sertubi, responsabile dei lavoratori. Io la ringrazio per essere stata con noi. Grazie e chiaramente speriamo di aver risposto anche in maniera esauriente a tutte le considerazioni e le domande dei telespettatori. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie.